Ben trovati, siamo molto contenti appunto di essere qui con voi. Mi presento, io sono Stefania Cantini e lavoro in Giunti Scuola. Abbiamo qui con noi il professor Tiziano Pera e il professor Sergio Vastarella, che vi presento, che sono i nostri autori e con cui abbiamo realizzato il manuale di cui vedete qui proiettata la copertina, che è Valutare che cosa, come, perché e quando. Parliamo di competenze. Sapete appunto che il tema delle competenze è un tema di estrema attualità, visto che il Ministero già da qualche anno ne sta parlando. E noi appunto abbiamo realizzato questo manuale con l'aiuto appunto dei nostri due autori, proprio per tentare di fare chiarezza su un tema che risulta per tanti, anche per noi che lavoriamo nel campo appunto dell'editoria scolastica, un tema che ha tuttora dei lati un po' oscuri. E quindi abbiamo appunto realizzato questo manuale per tentare di fare chiarezza su che cosa sono le competenze, come si lavora per competenze con i bambini, come si osservano, anche perché sapete che a breve diventerà obbligatoria la certificazione di competenza al termine della classe quinta, quindi al termine della primaria. E il nostro obiettivo era anche fornire dei materiali, quindi dare indicazioni pratiche proprio su come verificano le competenze, con dei materiali operativi da utilizzare in classe. Vi rubo solo pochi minuti per darvi un inquadramento su quello che è il nostro manuale su che cosa appunto troverete all'interno di questo. Il nostro manuale si compone di tre parti. Una prima parte che, come vedete, si chiama Valutare le competenze, una seconda parte in cui diamo indicazioni metodologiche per lavorare e valutare le competenze e una terza sezione che presenta compiti di realtà. Questo manuale ha poi una particolarità, perché oltre a avere una parte testuale che trovate sul cartaceo, si completa da un vero e proprio corso di autoformazione video, per cui i nostri autori, oltre a essere gli autori del testo, del manuale vero e proprio, hanno realizzato una serie di lezioni che troverete collegate al libro in modo molto evidente, perché faccio vedere ad esempio una prima parte. Parliamo appunto di valutare perché è importante valutare. Vedete qua giù invece un riquadro dove c'è un video e dove c'è un codice con cui molti di voi immagino avrà dimestichezza, perché si trova un po' ovunque, no? Quello che si chiama QR code. Quindi puntando qui il cellulare potrete vedere direttamente il video che vi spiegherà. Quindi avrete, ora qui ce l'abbiamo in persona, però poi quando avrete il manuale potrete vedere direttamente la lezione appunto di Tiziano Pera, che completa quello che invece avrete sul testo. E questo funziona per tutta la parte teorica, ma anche sulla parte più, diciamo, pratica, passatemi il termine, dove abbiamo appunto dei casi di studio, quindi il compito di realtà presentato invece dall'altro nostro autore, che è Sergio Vastarella, che ha sperimentato molti dei compiti di realtà che vengono presentati nella terza parte del manuale, per cui anche qua abbiamo sempre il nostro codice. Se voi attivate il video avrete una testimonianza, dei consigli su come applicare nell'aula quel compito di realtà. Direi che, ecco, e qui vedete qual è il programma proprio di videoformazione che viene ospitato appunto in un'area online all'interno di una web TV, dove avrete poi a disposizione tanti altri materiali di approfondimento. Ecco, un'ultima notazione: i compiti di realtà che trovate nel manuale li trovate anche sporzionati e, diciamo, presentati in altro modo nel fascicoletto che ho visto circolare. Qualcuno di voi ce l'ha? È un fascicoletto che si chiama Verifiche e compiti di realtà, che avrete in dotazione con tutti i libri del gruppo Giunti, per cui chi adotta i libri Giunti il prossimo anno in dotazione per il bambino
avrà un fascicolo che contiene verifiche intermedie e finali, quindi verifiche di fine quadrimestre, più compiti di realtà. E detto questo, lascio la parola ai nostri autori. Comincio io, buongiorno a tutti. Stavo dicendo a tutti, poi ho detto a tutte, perché è ovvio, e ai pochi eletti che, maschi che ci onorano della loro presenza, grazie di essere qui. Io mi chiamo Tiziano Pera, accompagnato dal giovane Sergio Vastanella. Giovane perché si vede subito. Aggiungo una piccola chiosa a quello che diceva ora Stefania Cantini, perché i compiti di realtà, autentici di realtà, sono pervasivi nel testo. Non sono solo nella terza parte, li trovate anche nella parte 2. La differenza tra queste due parti sta in questo. Nella parte 2 trovate dei compiti di realtà che potete svolgere in mezz'ora, cioè in pochissimo tempo, nella didattica quotidiana. Nella parte 3 trovate dei compiti un po' più articolati, complessi, che potete utilizzare come prove sommative, ma l'impianto del compito di realtà è pervasivo nel testo. Veniamo alle nostre cose. Io ho fatto girare, perché voi li toccaste, questi oggetti, questo, molti di voi lo hanno toccato, gli ultimi che sono arrivati no, ma insomma me ne scuso, in ogni caso possono sempre rifarsene dopo, e questo. Qualcuno di voi ha detto è ambra, eccetera. Non era per me importante classificarli, e infatti la domanda che cos'è, vedete, è quello che vi ho dato. Ora, sono nel primo caso un fossile vero, l'ho trovato io e l'ho trovato nel deserto algerino. È un trilobite e la datazione di questo fossile è pari a 230 milioni di anni. Poi il secondo reperto lo trovate qui, è quella pietra qua, pietra tra virgolette, perché vedremo, è una cosa davvero strana, e in particolare su questo pettorale, che è il pettorale di Tutankhamon. Questa pietra si chiama silica glass, praticamente vetro di silice, qualcuno ha detto è vetro, ma non è vetro sintetico, data circa 30 milioni di anni, quindi avete toccato 130 milioni di anni e 30 milioni di anni. Non è un'esperienza di poco conto. Toccato, non raccontato. Silica glass l'ho trovato, anche questo, in un areale molto ampio. C'è un cratere molto ampio nel sud dell'Egitto, verso il Chad. Si chiama Gilf Kebir, quella zona, dove poi ci sono delle montagne piuttosto importanti. E in quella zona c'è questo cratere piuttosto ampio, non si vede nemmeno la fine del cratere perché sono parecchi chilometri. Però si trovano queste pietruzze, diremmo noi tra virgolette, che sono di silice purissima, fusa, e tenete conto che la silice fonde a 2000 gradi centigradi, naturale, in virtù dell'attrito di un meteorite molto grande, un planetoide, che ha sfiorato l'atmosfera terrestre, appunto, grosso modo, 130 milioni, 30 milioni di anni fa. Lì, io viaggio molto, ho avuto la fortuna di accompagnare viaggi, perché con lo stipendio di insegnante non me lo sarei mai potuto permettere altrimenti, ma accompagnando gruppi di turisti, facendo quindi questo lavoro nei ritagli di tempo quando avevo modo e quando le vacanze me lo consentivano, sono andato in questa zona e ho trovato queste chicche importanti. Perché iniziamo la nostra conversazione, Sergio, tu mi interrompi quando e come vuoi, perché toccare e manipolare i reperti significa toccare e manipolare il tempo. Il tempo. E non è poca cosa. L'emozione ci viene dal fatto che nelle cose del mondo c'è il tempo come testimonianza e sintesi. Noi a scuola, voi a scuola spesso ai bambini parlate di queste cose e poi abbiamo noi, come dire, sempre la tentazione di classificarle. Molto spesso è bello semplicemente guardarle, osservarle laddove se ne ha la possibilità. Fare parlare le fonti è leggere il tempo per valutarle, per valutare. Questo libro nasce con questa finalità, la finalità di far parlare le fonti,
Bene, queste sono le nostre fonti. Che cos'è? Beh, facile, no? Cioè, voglio dire... Chi è? No, che cos'è proprio? Che cos'è? Cucciolo di Homo sapiens, 3-5 milioni di anni. Perché vi dico questo? Perché noi siamo una delle poche specie che non protegge i propri cuccioli. Non voi, a scuola certo li proteggete, ma il mondo esterno non se ne cura. E se ne cura solo perché si vendono delle cose adatte ai nostri cuccioli. Che mondo gli offriamo? Vi faccio passare delle slide molto rapide. Sergio qui ci metterebbe il tablet, ma non cambia. Diciamo che la loro vita è molto spesso condizionata da questi strumenti. Li proteggiamo a sufficienza? E guardate che sono strumenti che potrebbero essere fertili, importanti per la crescita. Cucciolo di uomo consumens, circa 300 anni, le rivoluzioni industriali. Stiamo parlando di questa specie animale. E siccome facciamo a volte scienze, dobbiamo ricordarcene. Dove il tatto è diventato così importante che a volte ci dimentichiamo che è uno dei sensi più utili. Nel caso nostro, il tatto lo vedete come viene utilizzato, non certo per toccare la realtà. A quale umanità stiamo abituando questo cucciolo? Vi faccio vedere solo delle slide. Cioè, voglio dire, sono cose che vediamo tutti i giorni alla televisione. Perché vi faccio vedere queste cose? Perché non le conoscete anche voi? Ma certo che sì, certo che sì. Perché parlare di competenze non dobbiamo farlo semplicemente perché esiste una riforma o qualcuno ci impone di parlarne, ma perché è una delle poche possibilità che abbiamo di proteggere i nostri cuccioli, di aiutarli a non farsi condizionare da queste immagini, di proiettare per loro un mondo un po' diverso da quello che invece li circonda e li condiziona pesantemente. Il tempo tra le mani, dunque, quello che avete avuto voi, no? Prima. Ogni giorno abbiamo tra le mani il futuro dei nostri cuccioli, i loro volti ci interpellano. Ogni nostro cucciolo costituisce fonte, testimonianza e sintesi di una vita in costruzione. Guardate, vi faccio vedere un brevissimo filmato. Io lo trovo bellissimo. Ascoltiamolo insieme e poi continuiamo. Una volta un saggio alla domanda io cosa chiamiamo, siamo la somma di tutto quello che è successo prima di noi, di tutto quello che è accaduto davanti ai nostri occhi. Siamo la somma di tutto, quello che ci è stato fatto. Siamo ogni persona, ogni cosa la cui esistenza ci abbia influenzato, o che la nostra esistenza abbia influenzato. Siamo tutto ciò che accade dopo che non esistiamo più, e ciò che non sarebbe accaduto se non fossimo mai esistiti. Questo breve filmato si chiama Almania, se avete occasione andatelo a cercare, è un film turco, narra la storia di questi giovani nati in Germania, sono turchi emigrati in Germania, la cosa è di attualità perché sapete quello che sta avvenendo, bene, e il nonno decide di portare i propri figli e nipoti in Turchia per visitare la casa dove la sua famiglia è sempre cresciuta, dove si sono succedute le generazioni. Non vi racconto il film, ma vale la pena di ricordare quello che dice. E cioè, noi siamo la somma di tutto quello che c'è stato prima di noi e di tutto quello che viene dopo di noi. E veniamo ai termini che abbiamo in animo oggi di come dire, discutere con voi. I bambini che avete davanti hanno tutto il passato alle spalle e tutto il futuro davanti, giusto? È così. I volti che vi interpellano, che ci interpellano tutti i giorni, c'entra la riforma con loro? Abbastanza poco. E enormemente invece, se la utilizziamo, diciamo così, l'aspetto delle competenze almeno, per dare loro libertà e, come dire, possibilità di ragionare con la testa, di affrontare problemi veri, non finti. Io sono figlio di una scuola che presentava dei problemi finti, di cui si sapeva già la soluzione. Esercizi, per dirla in maniera tecnica. Valutare
significa, se andiamo all'etimo latino, valere, e cioè scambiarsi valore, oppure, ovvero, dare e ricevere valore. È un po' diverso da giudicare, è leggermente diverso, se mi permettete, questo leggermente pleonastico. Certificare vale da certus facere, viene da lì, cioè rendere conto, ma anche assicurarsi per poter attestare. Quindi noi siamo tra questi due estremi. Se intendiamo valutare come qualche cosa che serva per dare valore e per ricevere valore, allora abbiamo una chiave diversa di valutazione. Mi spiego? Guardate questa slide, Sergio. Questa, così sentite anche un po' la mia voce. Allora, qui questo righellone che ci dice how to measure quality. How to measure quality, cosa intendiamo? Che ci piaccia o non ci piaccia, io come voi sono un insegnante di scuola primaria e come tutti gli insegnanti di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, di secondo grado, dell'università, poi lì si raggiunge veramente un po' l'apoteosi di questa cosa. Purtroppo siamo stati abituati, siamo stati cresciuti, noi insegnanti, nell'idea che per assegnare un voto a un nostro allievo dobbiamo seguire una certa procedura, nel senso che somministriamo una prova, oppure interpelliamo i nostri allievi in un'interrogazione e poi rispetto a ciò che noi attendiamo, cioè il risultato atteso, calcolandone la differenza, assegniamo un voto. Ma questo ci fa capire immediatamente che non è apprendimento. Non è apprendimento perché se pensate anche alla vostra esperienza di studente, che magari è già passato qualche anno, ma se ci riflettiamo un attimo, è come se noi ogni volta chiedessimo di dare risposte precise alle domande precise che poi andiamo a fare inevitabilmente. Ma qui non è apprendimento, questo non è nulla. Addirittura all'università ci sono professori che ti chiedono a memoria il libro. Io mi ricordo l'esame di sociologia dell'educazione, avevamo un professore, ci aveva dato 15 pagine, ogni pagina era una definizione, chi all'esame ti chiedeva 4 di queste definizioni, se saltavi una virgola ti toglieva un quarto di punto, se invece che usare e usavi con ti toglieva mezzo punto. Allora questo ci fa capire, questo è un paradosso, me ne rendo conto, però questo ci fa veramente capire quale sia uno dei più grandi problemi della valutazione nella scuola, questo, la volontà di misurare in maniera certa ciò che in realtà non sarebbe misurabile in maniera certa, l'apprendimento. E poi tante volte, direi sempre, quante volte vi è capitato di misurare il coraggio dei vostri allievi o l'empatia che dimostrano tra di loro quando uno è in una situazione di crisi, di difficoltà? Quante volte ci soffermiamo a misurare quelle che sono le competenze personali di ognuno delle piccole persone che abbiamo di fronte? Questo è stato uno degli interrogativi su cui abbiamo lavorato con più forza e che credo il volume che abbiamo fatto potrà anche dare una mano a capire come risolvere questa situazione. Sì, in realtà, se ci pensiamo bene, quando abbiamo da verificare una conoscenza è facile, perché l'attesa è nota. Voi sapete quello che avete detto e attendete che vi venga restituito quanto avete detto, con alcune modifiche, certo, ma non particolarmente rielaborate. Quindi tutto sommato, finché si parla di conoscenza non è complicato e le attese hanno legittimità. Il problema è che quando si parla di competenza le attese non hanno legittimità. Perché se la competenza è rielaborazione di quello che il bambino ha preso ed è rielaborazione autonoma, beh, allora significa che non è la rielaborazione che ho fatto io, che mi attendo io. Quindi su questo noi abbiamo lavorato molto, davvero, ha ragione Sergio, abbiamo anche litigato parecchio, se per questo, discusso a fondo, perché poi, come sapete, ognuno ha le sue manie, ma soprattutto ognuno pensa che la letteratura ci dia la soluzione. Bene, questo libro non viene dalla letteratura, non solo. Viene dall'esperienza d'aula, direttamente sperimentata con i bambini, nel mio caso, nel suo caso direttamente, nel mio caso perché io seguo maestri con cui lavoro da tanti anni, entro nelle classi mentre loro lavorano, so che cosa fanno, hanno in testa di fare e quindi ho modo di vedere, di verificare de viso quello che avviene. Tra le mani dobbiamo avere parole chiaramente condivise, assimilazione. Noi parliamo di assimilazione, ci avete mai pensato che vale per il cibo?
Si assimila al cibo perché il bambino lo faccia diventare, noi adulti, chiunque, qualsiasi essere vivente, lo faccia diventare carne e sangue suo. È così. Il sapere dovrebbe essere assimilato alla stessa maniera. Carne e sangue suo non significa carne e sangue mia. Ecco perché le attese sono illegittime nel caso delle competenze. Mi sto spiegando bene? Se è assimilata, vorrà dire che me ne restituirà la sua versione, no? Apprendimenti sono conoscenze, nozioni, se vogliamo dirla così, concetti e abilità. Esempi pratici e validati di come svolgere la didattica per competenze a livello d'aula, questo propone il nostro libro, e strumenti efficienti e sperimentati, lo dicevo prima, al fine di valutare e certificare le competenze in modo chiaro, inequivoco e intersoggettivo. Guardate, adesso vi faremo vedere come noi vi proponiamo di fare. Voi naturalmente siete liberi di fare quello che volete, ma questa cosa l'abbiamo sperimentata perché la difficoltà degli insegnanti era quella di seguire delle tabelle complesse e lavorando nell'aula tutti i giorni sai che non puoi avere mille cose da osservare, ne devi avere poche per volta, facili da rilevare, il che non significa di secondo piano, facili semplicemente come strumento di rilevazione, così da poter parlare di competenze in senso proprio con il collega che capisce la stessa cosa che dici tu. Altro problema non banale. Per questo abbiamo riassunto e sistematizzato che cosa fare, come farlo, perché farlo, quando farlo, sapendo che poi tanto voi deciderete autonomamente come fare, perché fare, eccetera. Ma cercando di dare sintesi di tutto quello che c'era in giro, parlo delle indicazioni nazionali, parlo delle competenze chiave europee, dei mille documenti di cui siamo circondati e che bisogna portare a sintesi. Questo è il nostro tentativo. Starà a voi giudicare se è riuscito o meno. Il Ministero, giusto 15-20 giorni fa, ha partorito la certificazione delle competenze sulla base delle esperienze delle scuole che vi hanno sperimentato. E ci trovate queste cose che noi abbiamo naturalmente considerato molto a fondo. Come abbiamo fatto, visto che sono uscite da poco? Perché è da tanto che seguiamo questo tipo di filtro, no? Lo stiamo studiando davvero da anni questo problema, non ci siamo improvvisati ieri. E quindi queste cose sospettavamo, anche perché non sono molto diverse da quelle uscite nel 2015. Il MIUR ci dice che la certificazione e attestazione va intesa come valutazione complessiva in ordine alle capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi complessi e nuovi, reali e simulati o simulati. È talmente importante quanto generica questa affermazione. E allora noi ci siamo messi a lavorare sul concetto di cittadinanza. Noi non parliamo di competenze disciplinari, perché pensiamo che per avere una competenza disciplinare uno debba avere davvero parecchio frequentato l'epistemologia delle discipline. Penso alla matematica, penso alle scienze, penso all'italiano. Noi parliamo di competenze di cittadinanza con un'accezione un po' particolare, e cioè, se l'allievo è posto al centro del proprio processo di apprendimento, e non lo è l'insegnante, che fa due passi indietro ogni tanto, allora l'allievo frequenta le discipline in maniera tale, questa è la nostra speranza, che ne sia cittadino, cioè che sia a suo agio, che affronti quello che le discipline propongono non in quanto già prestrutturato, ma in quanto da strutturarsi. Dico una cosa banalissima, alcuni di voi sicuramente queste cose le sanno, non mi sto certo inventando nulla, se dico che non nasciamo oggi, abbiamo secoli di pedagogia alle spalle. Buona pedagogia. Buona pedagogia anche alle spalle. Buona pedagogia, sì. Il che significa che quando diciamo che il bambino sta al centro e sta costruendosi il suo processo d'apprendimento, stiamo lavorando per lasciare degli spazi di libertà a lui o a lei. E quindi non gestiamo noi tutta la scena. Il termine apprendimenti, abbiamo visto che cosa è. Prego. Posso dire, guarda,
mi viene da dire una cosa, perché questa dovete sapere, è la prima volta che Tiziano e io riusciamo a fare una conferenza insieme, e ne facciamo uno da una parte e uno dall'altra, perché poi le località da girare sono molte. Questi due giorni, oggi siamo qui, domani siamo a Napoli, siamo riusciti a farla insieme. Quando abbiamo lavorato sull'idea proprio degli obiettivi di apprendimento, come ha detto Tiziano, io dal lunedì al mercoledì faccio il maestro, vado in classe a fare lezione. I colleghi, le colleghe soprattutto, perché siete di più, come sottolineava lui, tante volte mi dicono, ma sì Vastarella, tu la fai facile, però adesso cosa dobbiamo fare? Noi sono 30 anni che lavoriamo per obiettivi di apprendimento, ci dite di buttare tutto dalla finestra? No, assolutamente. Cioè, quello che deve cambiare è la visione. Se prima nella scuola dei programmi ministeriali l'obiettivo d'apprendimento era il traguardo, diciamo che adesso l'obiettivo d'apprendimento diventa una sorta di traguardo intermedio, nel senso che noi promuoviamo gli obiettivi di apprendimento verso i nostri allievi, ma quando loro se ne impossesseranno di questi obiettivi di apprendimento, sarà in quel momento che li trasformeranno in altre loro competenze. Poi lo vedremo anche un po' più a fondo questo, ma pensiamoci bene, tante volte le insegnanti mi chiedono, ma qual è la via migliore per andare a osservare le competenze dei nostri allievi? Beh, prima di andarle a osservare, gliele vogliamo far maturare queste competenze. Quindi obiettivi di apprendimento non vanno fuori dalla finestra, rimangono in aula come rimane la lezione frontale. Perché non fare una bella lezione frontale? Chi tra di noi magari insegna da molti anni è così bravo, capace di portare, coinvolgere i propri allievi in una riflessione, in un discorso bello, magico quasi? Perché dobbiamo rinunciare a tutto questo? Continuiamo a fare bene tutte le cose che sappiamo fare bene e prendiamo coscienza che oggi è il momento di avere una visione un po' diversa di alcune colonne portanti della scuola italiana che comunque rimangono. Sì, è assolutamente vero quello che dice Sergio, vale tutto quello che ci abbiamo, non dobbiamo buttarlo via, ovviamente bisogna conservarlo e potenziarlo. La differenza dove sta? Che fino a ieri gli apprendimenti costituivano l'elemento d'arrivo e il bambino ripeteva, raramente rielaborava, raramente, ripeteva. Quando ripeteva bene aveva un buon voto. Ora si dice gli apprendimenti servono perché lui nella vita, nelle cose di tutti i giorni, si orienti, riesca a vederne l'utilità. Quindi c'è una funzione degli apprendimenti, una funzione d'uso che fa del bambino un cittadino anche nel suo mondo prossimale, a partire dalla sua prossimalità. Non scopono nulla di strano se cito Vygotsky, credo proprio di, voglio dire, non, ne parlavamo a pranzo. Competenza si riferisce infatti all'uso di risorse tra cui gli apprendimenti, che sono tutt'altro che trascurabili, bisogna lavorarci. Anzi, si lavora più facilmente se l'apprendimento si sa che viene utilizzato. Quanti sono i bambini che uscendo dalla scuola guardando una foglia ci riconoscono la fotosintesi clorofilliana? Uno dice, ma è matto un bambino che riconosce? È matto o vive meglio? È matto o si rende conto che il mondo è molto più simile a lui di quanto non si creda? Lo vedremo, perché poi i bambini, meglio di me, li conoscete voi, sono fantastici, quando devono inventarsi il mondo lo inventano bene. A noi piacerebbe che quando escono da scuola lo riconoscano questo mondo. La matematica nella vita, non la matematica solo nel banco di scuola. Le esperienze di ricerca d'aula, il nostro lavoro di rielaborazione e sintesi dei documenti istituzionali ci hanno portato, insomma, a trovare queste tre, a proporvi queste tre componenti della competenza. Tre, non 32. La prima, responsabilità, assunzione di responsabilità da parte dell'allievo. Seconda, apprendimenti fondamentali, condizione, diremmo noi, necessaria, non sufficiente. Ecco perché la nuova scuola, no? Strategie, capacità di usarli, questi apprendimenti, di metterli insieme, con una certa autonomia. Ora, questa terna la vedrete tra breve articolata in questa tabella, non abbiate paura, è l'unica che c'è, cioè, dove vedete responsabilità sulla sinistra, apprendimenti e strategie, queste colonne in rosso, che poi ci detteranno degli indici e degli indicatori facilissimi da vedere in classe. Ma torniamo a quello che stavamo dicendo.
Eravamo qui, responsabilità, apprendimenti e strategie, che occorre rilevare e integrare per costruire i cosiddetti profili di competenza. Guardate, vi faccio subito vedere a cosa arriviamo. Arriviamo a questo. Un'area dove noi vediamo integrate tutte e tre le componenti della competenza. Quindi non andiamo separatamente a guardare una, poi l'altra ancora. Le mettiamo insieme facilmente, eh? Abbiamo usato una metafora per utilizzare questo aspetto dei traguardi di competenza che gli apprendimenti richiamano e mettono in gioco. Ed è una metafora che ci aiuta a chiarire quale rapporto esiste tra le discipline e la vita quotidiana. Sfido chiunque a dimostrarmi che la vita quotidiana sia la somma delle discipline. Quando tu hai un problema vero in casa tua, in cucina, in bagno o nel parco, non è distinguibile in pezzi disciplinari. Noi siamo figli di un positivismo che ci abitua a separare il sapere in tanti frammenti, ma che non ci abitua a metterli insieme. Noi proponiamo di lavorare piano piano, con molta pazienza, sulle cose quotidiane per cercare di portare insieme i pezzi. Non è nuova. Qualcuno qui che ha fatto insegnare scienze sperimentali ed altro sa, ha fatto già esperienza di questo, eh? Però adesso abbiamo sperimentato a lungo, siamo in grado di poter proporre delle cose. Guardate la metafora. Piazza. Bella, bella. Piazza. Bella. Voi potete usare una piazza di Roma se si va, tanto non cambia, la metafora è la stessa. Sulla piazza si affacciano degli edifici. Allora, facciamo conto che gli edifici siano le discipline, educazione motoria, arte, immagine, musica, italiano, storia, geografia, eccetera. In ogni edificio si svolge una vita separata. Provate a pensare alla scuola media, secondaria di primo grado, certo è vero, ma si fa prima dire media. Provate a pensare cosa significa il cambio dell'ora. Cambio registro, cambio edificio, basta. Di quello che si è fatto prima. Non c'è un corridoio e una comunicazione tra un edificio e l'altro. Va bene? In più, tenete conto che ogni edificio è fatto di piani. Primo piano, secondo piano, possiamo anche usare questa metafora per dire il primo piano è la scuola dell'infanzia, piano terra, non perché sia meno importante, eh? È solo una questione di ordine. Si comincia da qualche parte. Si comincia da dal qualche nido, parte. Forse. Forse anche dal nido. Oggi. Scuola dell'infanzia, nido, scuola primaria, primo piano, scuola secondaria di primo grado, secondo piano. I piani spesso non comunicano, c'è una scala per arrivarci, ma attraverso la scala i bambini non si portano con sé la propria storia, raramente lo fanno, e l'ambiente che li accoglie è diverso da quello che hanno lasciato, anche negli istituti comprensivi, perché voi sapete meglio di me che gli istituti comprensivi sono diventati tali ope legis, non perché c'era un progetto educativo, perché bisognava risparmiare. Sbaglio se dico questo? Credo di no. Bene, allora siamo qua, la metafora è questa. Dove vivono i nostri cuccioli? Nella piazza della vita vivono. Negli edifici ci passano un po' di tempo, poi escono e c'hanno il mondo. E a dir la verità lo reinventano tutti i giorni. Allora noi abbiamo usato questo per pensare all'allievo al centro della scuola, dove non è il dirigente o l'insegnante il centro. Al centro della piazza e della vita, l'allievo come cittadino. E allora anche negli edifici questa cittadinanza occorre visitarla. Ecco qui la valutazione e il profilo di competenza di cui parleremo poi dopo. Avete capito bene l'idea? Bene, queste tre componenti ci hanno portato a degli indicatori di competenze e a degli indici. Il minor numero possibile di indicatori e di indici, perché altrimenti non sono praticabili. La letteratura è piena di tabelle, eh? Però poi in aula, quando sei lì a lavorare, non ce la fai a tenere sotto controllo tutte queste variabili. Ve lo dico per cognizione di causa. Non ce la si fa. Come è impossibile costruirsi una prova, come dire, sommativa in cui stiano dentro tutte le discipline, tutte le aree disciplinari, tutto quello che hai fatto durante l'anno. E allora rompi le scatole al collega perché devi per forza metterci un suo pezzo. Vengono fuori dei compiti che sono cervellotici, assolutamente impraticabili. Abbiamo proposto, vi proponiamo questa tabella, dove vedete sono 8 gli indicatori di competenza. 8 vuol dire poca cosa.
Guardate, la responsabilità si chiude con due indicatori: agire in modo autonomo e responsabile, in classe, nella vita, dappertutto, collaborare e partecipare, è l'altra componente della responsabilità. Naturalmente, volendo, potremmo articolarla in 24 sottospecie, ma poi non le pratichiamo. Allora ci accontentiamo di vedere queste due e siamo già contenti se le vediamo. Area degli apprendimenti, acquisire e interpretare informazioni senza la qualcosa gli apprendimenti non li portiamo a casa, individuare collegamenti e relazioni e progettare e risolvere problemi. Vi faccio notare, progettare e risolvere, non solo risolvere. C'è la morfologia del problema dentro come ambito nel quale crescere. D'altra parte i bambini quando giocano creano problemi continuamente, va bene? Ultima strategia è comunicare e imparare a imparare. Lo vedremo quest'ultimo pezzo dell'imparare a imparare. Se vuoi intervenire, fallo. No, volevo dire una cosa. Non abbiamo detto esattamente indice cosa significa. Ah, sì, dillo. Indice, è, allora, noi come aveva detto Tiziano prima, un po' simpaticamente, però è vero, cioè immaginate costruire un libro così, e si va, si lavora, si ragiona, si litiga ogni tanto, inevitabilmente. E cosa mi ha fatto capire Tiziano di veramente importante? Dobbiamo capire una cosa sulla questione aspetta che accendo il registratore sulla questione delle competenze. Oggi abbiamo una letteratura che viene dagli ultimi 20 anni in Italia, dove io devo dire la verità, ci sono stati grandi ricercatori che hanno fatto dei lavori molto interessanti. Il difetto che hanno avuto tutti è stato quello un po' di voler, diciamo così, mettere un marchio su quello che mandavano verso di noi, verso gli insegnanti, e quindi abbiamo imparato a conoscere dei termini che purtroppo funzionano solo all'interno di un costrutto didattico-pedagogico ben definito di un determinato autore. Allora con Tiziano l'idea è stata proprio questa: facciamo un po' di pulizia. Quindi non abbiamo inventato altre nuove parole per descrivere la dimensione, la parte, la sottodimensione della competenza, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto questa riflessione: prendiamo le competenze chiave di cittadinanza che diventano gli indicatori. Poi sentite che bello, competenza chiave di cittadinanza, quello che diceva lui prima, nel senso che le competenze chiave per l'apprendimento permanente che ci vengono dall'Europa del 2006 sono bellissime, ma dato per assunto che io vedo lì competenza matematico, scientifico, tecnologica, cosa significa? Significa che il famoso progettare e risolvere problemi di cui sta parlando Tiziano sembra che in qualche modo appartenga solo a quell'area lì, ma non è vero. Se io sto lavorando e sto sviluppando un tema di italiano, o alla primaria noi insegniamo ai bambini a usare delle strutture per creare dei temi di italiano che abbiano un capo e una coda, in quel momento lì il bambino progetta e progetta all'interno della lingua italiana. Quindi è questa la visione, capite la bellezza della competenza chiave di cittadinanza? Risolvere problemi, se devo fare una traduzione dall'italiano all'inglese, dall'inglese all'italiano, ma sapete quanti problemi devo risolvere per arrivare a fare una traduzione che sia non una traduzione parola per parola, ma di significato? E quindi l'indice diventa che cosa? È l'indizio che ci permette nell'attività, Tiziano citava Vygotsky un attimo fa, che credo sia uno dei nostri più grandi maestri, se Vygotsky ci insegna che la competenza è situata, cioè emerge all'interno di un processo di lavoro, come faccio io ad andare a misurare la competenza solo esclusivamente correggendo un elaborato di un mio allievo? Devo vedere il mio allievo che pratica la sua competenza, la manifesta, e grazie agli indici ho una tabella che mi aiuta a raccogliere gli indizi che poi archivierò e registrerò nella tela di ragno alla fine, e che mi restituiranno questa immagine più olistica, più completa del bambino che abbiamo di fronte. Guardate cosa abbiamo ricavato insieme ai vostri colleghi, perché poi questo è frutto di un lavoro collettivo. Agire in modo autonomo e responsabile, tanto per dire, un indice è adotta atteggiamenti adeguati al contesto. Chiaro che questo è un linguaggio nostro, no? Ma lo vedi se il bambino adotta atteggiamenti adeguati al contesto oppure no, anche se lavora nel gruppo. Naturalmente non puoi vederli tutti e 16 in 5 minuti, ma tu decidi di vedere quel gruppetto di 4-5, i due o tre indicatori che hai voglia quel giorno lì, perché in quell'attività ti sembrano più congeniali. Mi sto spiegando? Tu nel giro di una settimana hai raccolto un sacco di indizi, con la differenza rispetto al passato che non sei in prima linea tu a spiegare sempre,
ma naturalmente ti prendi il tempo di andare a vedere cosa succede attorno a te. Fai meno cose, sicuro. La scelta è di qualità, non è di quantità. Per cui se qualcuno di voi ha in testa il bambino che fa domande, e l'avete senz'altro in testa, ne fanno spesso, no? E al fine cosa succede? Che poi ognuno di noi dice, beh basta perché devo andare avanti. Può capitare, come è capitato a me, di avere la bambina in fondo che dice, ma maestra, avanti dove? Dove dobbiamo andare? Non conta andare a fondo qua? Dobbiamo per forza passare a un altro tema? Noi siamo abituati ad accrescere invece che a qualificare. Il nostro testo, per la verità, ha fatto una scelta radicale. Vi dice qualificate, non accrescete. Non accrescete, non è quantitativo il sapere. E se posso, sulla scia di questo, vorrei dire una cosa velocissima. Nel senso che io sto concludendo un dottorato di ricerca, quindi è qualche anno, diciamo, che sono gobbo sui libri a studiare didattica, pedagogia, eccetera. Ma a livello globale, proprio a livello globale, ormai si parla in maniera sempre più forte del curriculum breve. Cioè di quello che diceva Tiziano ora, ormai, come dicono gli americani, abbiamo questo big data, cioè siamo talmente sovrastati da una mole infinita di informazioni e conoscenze che anche arrivare a scuola e dire io voglio, devo fare tutte queste civiltà di storia, tutti questi ambienti di geografia, tutte queste cose di tutto, poi alla fine è come la pioggerellina che scivola via, come l'acquazzone che arriva e scivola via. Invece noi vogliamo lavorare con la pioggerellina, quella che arriva piano piano e che ti tiene il terreno sempre umido. E allora quando in quarta facciamo gli egizi, non c'è scritto da nessuna parte che gli egizi li dobbiamo bruciare fuori in due mesi, perché se non fai 8 civiltà poi viene la mamma di Sandro e ti dice ma come maestro nella classe di mio cugino lì di là hanno già fatto. È lì, vedete che è un problema vero questo, ma è lì che noi insegnanti dimostriamo di essere dei professionisti seri, quando il genitore che viene a farci questa lamentela che non ha nessun significato, noi diciamo cara mamma, caro papà, qui c'è il mio piano didattico pedagogico che prevede questo, questo e questo, e le garantisco che tutte le esperienze che i vostri bambini stanno facendo, le stanno facendo in maniera talmente approfondita che alla fine diventeranno per loro modelli, modelli mentali con cui poi in tutto il loro arco della vita potranno andare ad agire sul sapere, su questa mole enorme di conoscenze, con tutti gli strumenti adeguati per farlo proprio e per maturarlo nel migliore dei modi. Sì, noi ci siamo ispirati a un maestro, io non ho difficoltà a dire nome e cognome, è un caro collega che non c'è più, si chiama Franco Zavalloni, si chiamava Franco Zavalloni, ha scritto La pedagogia della lentezza. Un altro riferimento importante che Giunti conosce assolutamente bene è Penny Richer, che ha scritto un libro, Slow School, perché andare piano vuol dire andare lontano, si diceva una volta. Ora è vero che il mondo di oggi corre, però noi siamo dell'idea che bisogna fermarsi ogni tanto a contemplare questo mondo, se no corriamo e non ci accorgiamo manco di quello che ci sta attorno. Guardate questa tabella, la troverete nel testo, ma solo per testimoniare che quella che abbiamo visto prima è la sintesi dei documenti nazionali e internazionali con cui in questi anni abbiamo avuto a che fare. Come passare dall'apprendimento primario a quello secondario? Ci tengo a dedicare un momentino di attenzione a questa cosa. Come facciamo a far diventare i nostri apprendimenti quotidiani competenze? Grego di Bezzon chiamava l'apprendimento che si svolge quando tu comunichi e il bambino prende appunti oppure fa i suoi disegni, apprendimento primario, è il contesto immediato, spesso disciplinare. Maestra a quadretti, maestra a righe, pare che si dica così. Quindi è il contesto disciplinare, giusto? Bene. Se noi quel contesto disciplinare lo coniughiamo con l'area della responsabilità, prova tu a spiegare questa cosa a un altro, o con l'area delle strategie, organizza una lezione, fammi vedere una mappa mentale su questa cosa, già tu sei fuori dall'apprendimento primario e vai in quello che Bezzon chiamava secondario, diciamo, detta in altri termini, l'apprendimento rielaborato, perché l'allievo si arrangia per i fatti suoi. E questo è l'elemento importante, fondamentale per noi.
Bisognerebbe farlo capire anche alla università, ma se voi ci date una mano, pian piano ci arriveremo. Per ora siamo qui, alla scuola di base. Guardate per esempio questa scheda, adesso qui non si legge tanto bene, però voi vedete tranquillamente la parte superiore dove ci sono delle frecce, una cellula, no? Ci sono delle frecce e l'allievo ha messo citoplasto, membrana plasmatica e nucleo. Poi sotto ci sono delle domande, spiega quali sono e a che cosa servono gli elementi principali di una cellula, il bambino ha scritto quello che doveva scrivere, e poi dopo segna con una X se la frase è vera o falsa. Questi sono compiti che si danno spesso, forse anche volentieri, nella nostra scuola. Questa è una tipica verifica degli apprendimenti, punto. Punto. Non è una prova di realtà, perché capite, cioè, la cellula del bambino in quel momento lì gliene può importare assai poco. Non è una prova autentica perché non fa parte del suo mondo, però è una cosa che interessa a noi, quindi gliela stiamo formulando perché interessa a noi andare a vedere. Dove sta la cittadinanza dell'allievo? Come trasformare questa prova, in altri termini, in una prova che non sia strettamente di apprendimento funzionale alle nostre attese? Vi riconnettete con quello che dicevamo prima? Allora, guardiamo. Intanto, fornire le frecce testimonia di come il docente non si sia desiduato dal contesto degli apprendimenti. Io voglio sapere quelle cose lì, è chiuso. Allora metto addirittura le frecce, così il bambino non ha neanche il problema di sbagliarsi. Mi dice le cose che voglio io, lo vedete? Significa orientare i bambini privandoli della responsabilità di analisi e scelta. Diverso è se io do un disegno così e gli dico: dimmi quello che vuoi della cellula. Dovrà scegliere. Può essere che mi dia le stesse risposte che io mi attendevo, ma può essere che no. Introduci nella cellula muta tutti i dettagli mancanti, compresi gli organi che ritieni debbano essere presenti. Naturalmente il linguaggio potete modificarlo per i vostri bambini. È la morfologia quella che conta, è la struttura della prova, no? Bene. Già un testo di questo genere predisporrebbe i bambini a richiamare quale mappa mentale hanno, quali dettagli intendono discutere, quali disposizioni degli organi interni, insomma una serie di domande implicite, e le lasciamo implicite apposta perché lui o lei le renda esplicite. Mi sto spiegando? Spero di sì, credo di sì. Il racconto autobiografico è poi un altro tipo di decontestualizzazione. Guardate qua, voglio parlarmi di me, è la cellula che vuole raccontarsi. E allora al bambino gli si dice: fai finta di essere tu la cellula, descrivi come sei fatta a bambini della classe parallela. Vedete che l'argomento, gli apprendimenti sono assolutamente gli stessi, emergono alla stessa stregua, ma in questo secondo caso non emergono come voi li attendete come restituzione di pura conoscenza, emergono come rielaborazione. Vediamo cosa passa nella testa dei bambini. Ora, un racconto breve, eh? Non è mica necessario che ci si dedichi 4 giorni a questa cosa, si fa in fretta, lo sapete bene, potete anche dire puoi usare il disegno se vuoi. E infatti basterebbe, puoi far parlare gli organelli cellulari come se fossero personaggi, se volete aggiungere qualcosa. E vedrete la restituzione anche fantastica che vi dà. La tua storia serve per far capire questo, guardate, se volete aggiungerlo lo aggiungete, se no basterebbe la prova che abbiamo visto finora, mi capite? Volendo, nella cellula serve per far capire queste cose. Puoi decidere se ricorrere a disegni o immagini, sono fatti tuoi, fai quello che vuoi. Il nostro libro, insomma, di questo parla e fa gli esempi del caso. Valutare come, vediamo a come questa tabella noi vi proponiamo di utilizzarla nel lavoro d'aula, che può essere un compito così, in cui vedi 3 cose, mi capite? Pian piano. E però alla fine, quando arrivano i genitori, è, come diceva Sergio, voi da professionisti date le prove della competenza di cui parlate. Ai genitori bisognerebbe dire che la scuola forse è cambiata, che è ora di finirla, che loro pensino che la scuola è quella che hanno fatto loro. Lo dico io me la ricordo la scuola del passato. Non ho voglia di fare gerarchie, ma se mi mettessi a farle non sarei troppo indulgente, eh? Perché io ho fatto una scuola che andavo a, come dire, vivere per dovere,
non per piacere. Quando ho capito che la scuola era un piacere, non ho smesso più di studiare, e ancora adesso sono qui a studiare con Sergio e con voi. O è un piacere o non ce n'è per nessuno. Quando esci non ti serve a granché. Una volta, quando facevo io la scuola, chiudo questa parentesi personale, una speranza c'era, un diploma, un lavoro. Avete idea di che cosa sia? Ecco perché vi ho fatto vedere le immagini dei bambini di prima. Sono circondati da un mondo che è molto più difficile da quello che la mia generazione ha vissuto, che molti di voi hanno vissuto, che voi avete vissuto, permettetemi. Questi bambini hanno un mondo complicato, forse potremmo dire complesso. Allora la mia lite col dirigente, la mia lite col collega conta quando ho davanti il loro volto? Hanno colpa loro del fatto che io taglierei le gomme volentieri al mio collega? Credo di no, ovvio che no. Quindi noi dobbiamo trovare una mediazione praticabile. Se usassimo un linguaggio intersoggettivo, che io e te ci capiamo, e il collega di fianco capisce, la collega di fianco capisce, e quella dell'altra scuola capisce, sarebbe già un grande risultato in termini di professionismo. Sarebbe già un grande risultato che noi non andiamo a dire io ho un mio metodo. Ma quale? Ma quale? Uno? 25 bambini, 25 metodi. Mi capite? Cioè, dico cose scontatissime. Guardiamo la tabella. Allora, andiamo a vedere caso per caso questi indici. Mette in atto strategie per favorire l'apprendimento, argomenta, ma vediamola un po' più in dettaglio. Quando andiamo a vedere queste cose, diamo un livello. I livelli che troverete nel nostro libro sono A, B, C e D. Quelli del ministero. Perché abbiamo scelto così? Guardate che avremmo avuto da dire molto, Ma zitti, perché almeno abbiamo un'unica modalità per tutti. Per esempio, io tutte le volte che trovo semplici esercizi, sento un brivido che mi percorre la schiena, perché mi chiedo, semplice per chi? Esatto. Tu scrivi semplice perché così gli insegnanti, scusate, mi ci metto in mezzo anch'io, sono tranquillizzati, no? Ma capite che una cosa semplice per me può essere complicata per te e viceversa. Poi noi siamo abituati a ragionare da adulti pensando che noi capiamo i bambini, e quindi che una cosa che per noi consideriamo, che noi consideriamo difficile, lo deve essere necessariamente per loro. Le prove che invece invertono questa nostra credenza sono tantissime, ma non ci badiamo. Tutta la pedagogia ci dice che non è così, ma noi non ce ne ricordiamo. Bene, mettiamo in genere questi livelli. Noi non amiamo questa cosa, non è questo che ci interessa, perché una tabella del genere, se noi la usassimo per valutare, ci porterebbe a vedere ogni indice in orizzontale, non vedremo l'integrità del bambino, la sua totalità, lo vedremo in pezzi. Andremo a vedere se agisce in modo autonomo e responsabile oppure se impara ad imparare. Lo vedete che lo spezzeremmo così come siamo abituati a spezzare il sapere? E noi questo non volevamo farlo. Abbiamo provato nelle classi, e ne è il risultato che non lo facciamo. La tabella ci serve solo come strumento per raccogliere dati, punto. Non è una rubrica di valutazione, per capirci. Siccome è di moda parlare di rubriche di valutazione, non è quella che ci interessa. Non è corretto trasformare in rubrica di valutazione, perché perdiamo la centralità dell'allievo, perché perdiamo la dimensione del processo articolato e complesso nel tempo, tanto per dirne un'altra, perché perdiamo il valore complessivo della prestazione e la dividiamo in pezzetti. Se davvero vogliamo che la valutazione dia e riceva valore, allora lavoriamo in altro modo, ma non sto neanche a dilungarmi con queste cose. Sì, riassumile se vuoi. No, su quello che dicevi prima, sai, della tabella, eccetera, forse non abbiamo detto una cosa che secondo me è chiave, nel senso che noi vi stiamo proponendo di fare, io lo so che nelle scuole primarie si fanno i lavori di gruppo, però guardate, meno frequentemente, e li osserviamo quasi mai con degli strumenti idonei per. Il discorso, sapete qual è? Che purtroppo la scuola italiana vive dall'inizio alla fine, cioè dalla primaria all'università, vive un po' questa realtà come dissociata, non si capisce bene, perché in tutta la scuola spingiamo i nostri allievi
all'individualismo, cioè sei tu che devi studiare, sei tu che devi dimostrare a me di sapere, sei tu che non devi copiare dal tuo compagno e la verifica te la devi fare da solo. E poi cosa succede? E poi paradossalmente, usciti dall'università, arriviamo nel mondo del lavoro e la prima competenza che ci chiedono qual è? Quella di team working, quella di saper lavorare in maniera proficua con gli altri. E quindi tutte queste riflessioni che vi stiamo presentando hanno proprio questo come caposaldo, il fatto che i nostri allievi in situazioni attive esprimeranno la loro cittadinanza e noi ne andremo a osservare i livelli di competenza. Questo è il ragionamento. Sì, sì, è proprio così. È proprio così. Non so se noi stiamo convincendovi, eh. D'altra parte la nostra missione non è questa, è di affermare alcuni principi, poi voi sarete liberi di fare quello che volete. In ogni caso a noi pare che bisogna passare da questi punti, mettere gli allievi nella condizione di passare dagli apprendimenti alle competenze. Se ti accontenti degli apprendimenti non ti muovi mai di lì e lui o lei non avranno mai capacità critiche. Mi spiegate come facciamo a pretendere che i nostri allievi abbiano capacità critiche se non li lasciamo mai liberi di scegliere nulla e di scontrarsi con l'errore? Mario Lodi, cito persone, Rodari, Petter, sostenevano che l'errore era una fonte di sapere, giusto? Noi l'errore lo segniamo, punto, non è che ci occupiamo di andare a vedere da dove viene, perché non abbiamo tempo. Vedete che la contraddizione è grossa? Dobbiamo prenderne nelle mani la nostra professionalità e non derimere da questa di fronte a nessuno, genitori compresi. Mettere gli allievi nella condizione di passare dagli apprendimenti a competenze e quindi perché imparino a trasformare gli apprendimenti da primari a secondari, abituare gli allievi a misurare con compiti autentici di realtà di cui parleremo tra breve, rilevare gli indici di competenze in itinere giorno per giorno a livello d'aula per esprimere il valore in modo univoco e intersoggettivo. L'idea è, la collega di fianco capisce esattamente quello che stai dicendo tu. Punto. Non c'è il mio metodo e non c'è il mio modo di valutare. Avete presente i consigli di classe in cui c'è il collega che dice il mio 5,5 passa 6? Il mio 5,5, nemmeno quello dell'allievo. È talmente centrata questa cosa e poi usano le calcolatrici, no? Cioè, vabbè. Forse alla primaria questo è un po' meno reale. Insomma. Sì, ma nella media... dalle medie in su si cambia registro. Nella scuola secondaria superiore, che fa parte del vostro stesso istituto comprensivo, la calcolatrice si usa come per fare le medie. Medie tra cose incommensurabili, Nessuno di noi farebbe la media, si sognerebbe di fare la media tra un volume, un'area e che so, un brano musicale, non c'entrano proprio niente. E però si fanno la media tra compiti in classe diversi, vabbè. E qui che entra in gioco la scelta etica, guardate qua un punto nodale, davvero. La scelta etica che qualifica la scuola per la competenza che noi abbiamo assolutamente preso in carico. Ed è il potere tra la valutazione dell'insegnante e l'autovalutazione del bambino o bambina. Guardate, sto dicendo una cosa non banale, perché che noi siamo abituati a valutare... ed è tutto scontato. Che si parli di autovalutazione degli allievi è altrettanto scontato, la letteratura ne parla, ma noi siamo qui per dirvi che questa cosa non è una gentile concessione paternalistica o maternalistica. O è sul serio, o se no ci stiamo prendendo in giro, un'ennesima volta dopo anni che continuiamo a farlo. Se parliamo di autovalutazione, dobbiamo mettere i bambini nella condizione di valutarsi così come lo facciamo noi. Con gli stessi identici strumenti, non con altri. Prove tipo ti è piaciuto quello che abbiamo fatto fanno davvero ridere i polli. Perché cosa volete che vi dica il bambino? Ma certo che mi è piaciuto, ti accontento. Prima, no? Dai. Prova, come vivevano le donne a Pompei? Domanda, ti è piaciuto quando abbiamo fatto la storia di come vivevano le donne a Pompei? E lui dice, certo mi è piaciuto, cosa hai imparato? Come vivevano le donne a Pompei? Cosa volete che vi dica? Cioè, davvero, è zelig, se ci pensate, è cabarettistica la situazione, se la guardiamo con un po' di distanza. Bene, allora noi che cosa proponiamo? Come può un allievo diventare cittadino se non imparando prima di tutto a valutare se stesso nei vari contesti di senso in modo cosciente e equilibrato?
Bene, allora autoregolazione e autoefficacia hanno molto a che vedere con il benessere. Allora vorrei dire ai cari colleghi qui presenti, ma quanti ADHD avete? Ma quanti DSA avete? Ma sarà vera questa cosa? Ma i numeri saranno seri? Oppure stiamo pensando che la scuola debba essere medicalizzata, che la diversità invece di risorsa sia un problema? Pensiamoci, pensiamoci. Poi, se posso qui, volevo, c'è un passaggio ancora superiore, nel senso che io spesso quando faccio queste attività con i miei alunni, poi chiedo loro, non so, facciamo un compito autentico di realtà, ogni gruppo sviluppa il suo progetto, poi alla fine non è che i gruppi escono a presentare i loro progetti alla classe e io che sono il maestro dico va bene, voi avete preso questo, voi avete preso questo, voi avrete, cioè, registro anche delle informazioni, questo è innegabile, ma un passettino oltre è quello di far esprimere una valutazione ai bambini rispetto al lavoro fatto dai loro compagni. Guardate che questa cosa è da una parte di una potenza assoluta, dall'altra parte è di una delicatezza estrema, perché non è che voi cominciate in classe quinta a farlo, allora questo è chiaro per tutti. Bisogna cominciare proprio da quando sono in prima a lavorare con queste dinamiche, far capire un po' alla volta che esprimere una valutazione su un lavoro proposto da altri in primis deve toglierti l'idea che tu stai giudicando la persona. La prima volta i bambini sono fantastici, perché se tu mi stai antipatico, se con te ho litigato, puoi presentare, guarda, il lavoro più bello del mondo, ti darò zero tutte le volte, e ditemi che non è vero. Allora, abituare i bambini a esprimere un'opinione rispetto al lavoro fatto da un altro, può essere il semaforo giallo, rosso, verde, una stellina, due stelline, tre, quello che volete voi, però questo fa anche loro capire quale sia una delle nostre grandi difficoltà di noi insegnanti di esprimere valutazioni oggettive quando ad esempio ti trovi a correggere un tema di italiano. Una volta che errori non ce n'è, struttura è abbastanza strutturato, cosa vai a valutare del tema italiano? Ok? Però questo processo, questo passaggio lo fa capire molto chiaramente ai bambini. Nel frattempo, grazie a Sergio, questa cosa è rimasta lì un po' di tempo e quindi avrete potuto guardarla con una certa attenzione. Esatto. Per promuovere inclusione e cittadinanza occorre che l'insegnante deleghi una parte del suo potere all'allievo. Non c'è verso, non c'è alternativa. Ma ve lo dico dopo che ne abbiamo provate di tutti i colori, disperati, non sapevamo più da che parte girarsi con alcune tabelle da seguire nell'attività didattica. Abbiamo capito che lì c'è una questione etica, non si può parlare di inclusione e poi dopo non ammettere che il bambino abbia uno spazio di autovalutazione vero, autentico, rispettoso e rispettato. E bisogna dedicare tempo per accompagnarcelo. Capite? Lo vedremo. Questa è la tabella di prima. Guardate, ve la faccio vedere a pezzetti. Agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare. Questo è il pezzo di tabella che riguarda l'insegnante e che riguarda la responsabilità. Noi andiamo a vedere queste cose, questi indici. Adotta atteggiamenti adeguati al contesto, metti in atto strategie per favorire l'apprendimento, argomenti in modo coerente scelte opinioni. Spesso lo vedete voi quando chiedete conto ai bambini e loro vi danno le risposte del caso. Ha spirito di iniziativa oppure no? Le vedete? Bene, noi proponiamo che l'allievo faccia la stessa cosa. Alla fine di un certo lavoro, anche breve, che vada a vedere se ha agito in modo autonomo e responsabile, naturalmente con il linguaggio adatto a lui. Allora, so cosa fare e come stare in classe, nel gruppo e con i compagni. Se non vi va bene questo modo, potete usare un linguaggio vostro per la vostra classe. L'importante è che andiate a vedere lo stesso indicatore. Mi sto spiegando? Mette in atto strategie per favorire l'apprendimento? Cerco di trovare dei modi per imparare più facilmente. Chiaro? Sa assumere e portare a termine ruoli di responsabilità? So assumere un incarico o un compito e fare tutto ciò che serve. Anche qua potete modificarlo. L'importante è che andiate a cercare la stessa identica cosa. Dovete perderci un po' di tempo perché al bambino dovete spiegare che deve guardarsi allo specchio.
Allora, io non so l'edizione finale del libro come sia, ma noi abbiamo adottato A, B, C e D. Il libro uscirà, sta uscendo adesso, credo, e alle stampe. Perché dico questo? Perché ho detto non so ancora. Perché nelle classi prime, invece di A, B, C e D, nulla vieta che voi usiate le faccine. No? Naturalmente però dovete mettervi d'accordo con i bambini sul significato di queste faccine, se no l'autovalutazione non viene bene. Guardate che la prima volta può anche essere che venga difficile, bisogna avere pazienza per educare alla cittadinanza, non potete dire che si perde tempo quando si fa questo, perché se no la parola inclusione dobbiamo cancellarla dal nostro vocabolario, eh? Ma come inclusione? Se non lo includiamo a partire da questo, di che inclusione stiamo parlando? Mi capite? Adesso vado oltre e non sto a farveli vedere tutti, ma voi capite, per ognuno degli indici che io uso chiedo al bambino di andarsi a vedere, caso per caso, a seconda delle situazioni, con il linguaggio a lui adatto, e si valuterà con lo stesso strumento mio. Guardate, è uno strumento potentissimo di democrazia. Se facciamo così li mettiamo al piano nostro come cittadini, poi avranno dei criteri diversi di giudizio, eh? Sapete, molti bambini sono autocritici molto più di quanto non siamo noi nei loro confronti, altri invece si sopravvalutano, ma li educheremo ad avere un equilibrio in questo o no? Se parliamo di valutazione e autovalutazione stiamo parlando di cittadinanza sul serio, se no ci inganniamo, facciamo finta. L'abbiamo fatto per tanti anni, perché guardate che Vygotsky non è da oggi che lo conosciamo, eh? Dewey non è da oggi che lo conosciamo, le sorelle Agazzi non è da oggi che sappiamo che hanno scritto pagine importanti, Maria Montessori non è da oggi che esiste. Che l'errore sia una fonte di sapere non è da oggi che lo scopriamo, però noi gli errori li sanzioniamo. Non dico che non vanno sanzionati, bisogna capire da dove vengono. Perché Rodari cambierebbe radicalmente questa logica dell'errore, eh? Chi frequenta Rodari, come voi, lo sa bene. Per esempio, nel caso delle strategie, sa esprimere ciò che ha espresso ricorrendo anche a registri linguistici diversi in relazione a destinatari differenti. Questo è fondamentale. Gli fai raccontare la favola per il bambino, oppure gli dici adesso questa cosa la racconti ai tuoi genitori. In mezza pagina. Ci vuole un'ora a fare questo lavoro qua e vedi come il bambino e la bambina rielaborano quello che hanno appreso. A loro diciamo so raccontare ad altri quello che mi interessa, ma in modi diversi, descrivo fatti, spiego, lì potete anche qua adattarlo. Noi di questa cosa vi diamo conto, perché poi ci sono gli esempi, sia fronte insegnante sia fronte allievo. L'insegnante alla fine questa usa. E poi dopo cosa fa? Cosa che fa anche l'allievo, no? Usiamo la stessa tabella. Usa questa grafia dove vedete gli indici, gli indicatori, scusate, sono stati messi tutti attorno qua, li vedete? Gli 8 indicatori sono quelli che circondano il cerchio. Insegnare, imparare, imparare, agire in modo autonomo e responsabile, li vedete? E come la piazza è divisa in spicchi. Lo vedete che è diviso in spicco? Ogni spicco ha un numero, semplicemente perché gli indici non ci stavano, scrivere le parole non ci stava dentro, lo spazio era poco, abbiamo pensato di numerarli, chiuso merenda, tu hai comunque di fianco la tabella e ti orienti facilmente. I raggi di questa piazza, al cui centro c'è l'allievo, vedono A, B, C e D, cioè i livelli che noi vogliamo andare a vedere. Lo vedete? Io trasferisco i livelli che ho visto e chiederò al bambino di fare altrettanto su un'immagine che gestisce solo lui e alla fine metto insieme i livelli che ho ottenuto. Mi viene un'area che è il profilo di competenza. Lo vedete? Non è così difficile. Certo, questa è complessa perché ha 16 indicatori e li usa tutti. In un mese la fai,
In una settimana metti insieme quattro indicatori, ecco, insomma, voglio dire, quattro indici. Poi dipende anche, no? Dipende anche dal tipo di compito che vai a proporre. Sì, insomma, ma certo. Voi potete anche scegliere degli indici, ne usate quattro, magari per un piccolo compito di realtà a un certo punto. Va benissimo. Non è che li dobbiamo usare tutti. Certo, però è fuori discussione che a distanza di tempo ve li trovate tutti. E quando alla fine dovete certificare le competenze, certo che potete fare delle prove sommative, se volete, se volete, ma non l'ha proprio ordinato il dottore, se vi obbligano. Ma basterebbe avere una serie di queste cose che voi potete documentare come volete, la competenza acquisita dall'allievo. Lo capite? Diventa facile, avete una documentazione professionale, inattaccabile. E guardate qui la comparazione tra l'allievo e l'insegnante. Allora io posso vedere che l'allievo si sottovaluta, si sopravvaluta, posso discutere caso per caso, competenza per competenza, quali sono le differenze di visione, no? Siamo cittadini o no qua? Parliamo di cittadinanza o no? Sì. È concreta e praticabile? Sì, è facile. La si fa tranquillamente, lavorando. E ce la troviamo alla fine come risultato. La comparazione dei profili di competenza è essa stessa un'occasione per costruire valutazione dialogante. Cittadinanza. Bambino è preso per la sua completezza, non è un adulto a metà, non è un sacco vuoto da riempire, cose note, no? Ovviamente. Qui è una persona che ha alle spalle quel mondo che abbiamo visto, è il cucciolo da proteggere e da liberare, liberare nella testa, liberare nella vita, liberare. Parliamo di bullismo un giorno sì e un giorno no, eh? Poi, quando la patologia è diventata patologia, devi intervenire. Allora, per quanto ci riguarda, con tutto il rispetto delle famiglie di cui qui non parliamo, anche per carità di patria in certi casi, perché ce ne sono alcune davvero messe malissimo, è evidente che lavorando così, almeno nell'ambito della scuola, il bambino lo proteggiamo. Ma lo proteggiamo rispettandolo, non con una protezione, come dire, paternalistica. Forse una cosa che non abbiamo detto, Tiziano, della, sì? della comparazione, della valutazione dialogante, siccome spesso percorsi che tengo in varie città d'Italia, eccetera, poi gli insegnanti ogni tanto mi dicono, ma non è che ci vuole un po' troppo tempo a fare questa cosa? Allora io vi dico questo, quell'ora che impieghiamo, perché poi una volta, ripeto, durante il compito di realtà, il compito autentico di realtà, noi osserviamo, raccogliamo dati, alla fine invitiamo i nostri bambini ad autovalutarsi, ma il passaggio chiave è proprio quello della valutazione dialogante, nel senso che io maestro vedo te così, adesso tu vieni qui, confrontiamo le nostre tele di ragno, io ti ho visto così, perché tu qui ti sei visto così? E guardate, veramente, quando lo fai veramente, ti rendi conto che questo momento ha una sua forza che è indescrivibile. Un bambino una volta mi ha detto, ma io maestro collaborare e partecipare mi sono messo avanzato perché guarda come lavorano tutti bene con me. Sì, gli ho detto, guarda che forse tu non hai ben chiara la percezione della realtà. I tuoi compagni ti temono, hanno un po' paura di te perché sanno che quando qualcuno non fa quello che tu esattamente dici, tu inizi a dare i numeri. Allora, piuttosto che vederti dare i numeri, ti danno ragione. Ma questo non è avere un livello avanzato di collaborazione. Questo significa imporre se stessi con la forza. Allo stesso modo poi quando vengono i genitori ai colloqui e gli facciamo vedere queste cose qui, è qui che riusciamo a chiarire bene quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dei loro figli. Una signora in un colloquio, stavo facendo vedere qualcosa di molto simile, in un colloquio mi ha detto, ah ma come maestro, perché io ho detto sua figlia secondo me fa un po' di fatica rispetto all'acquisizione e all'interpretazione delle informazioni. Mi rendo conto che quando lavoriamo in gruppo è sempre quella che cerca di evitare di essere lei a... E la madre, un po' ingenuamente, mi ha risposto, ma come? Ma quando siamo a casa lì, tipo in 5, 6, 7 a fare i compiti di storia, ma come le tira fuori bene? Ma ho detto, ma non è che le tira fuori la bambina, siete voi che la inducete a... La bambina da sola non ha maturato questa autonomia, però con questo strumento puoi portare questa riflessione ai colloqui.
Senza questo strumento è difficile, perché abbiamo il registro, abbiamo le informazioni, tutto quello che volete, ma chi ha tanti alunni, poi in 2, 3, 4 ore devi vedere 100 genitori, non è che riesci a chiarire tutto a tutti. Questo strumento qua lo tiriamo fuori al colloquio, credetemi che ci dà proprio forza, dà forza a quello che stiamo dicendo sulle competenze dei bambini. Guardate, se mi permettete, io andrei molto sparato su queste cose, perché insomma forse vale la pena di fare vedere questo breve filmato. E da qui in poi, lo conoscete già? Lo faremo insieme il problema, voi, il maestro Nanini ed io. Aprite i vostri quaderni, prendete le vostre penne, su. Lui insieme, è bravissimo, però è il personaggio che conta. Dunque, una massaia per andare al mercato percorre tre strade. Una di metri 52, una di millimetri 1425 e un'altra di centimetri 10.450. Compra, attenti ragazzi, 15 decilitri di latte e 820 grammi di mele. Quanti chilometri percorre la massaia se ha dimenticato le mele dal lattaio? Lascia le mele dal lattaio, ritorna indietro. Cioè, ma vabbè, perché? La scuola non è più così, già ora, no? però, Sergio no, ma la mia generazione si ricorda di una massaia ligure che aveva una vasca nella quale c'era un rubinetto che gocciolava e perdeva. Cioè, vedo che anche voi. Una prova di realtà è autentica se è realistica e se è aperta a molteplici soluzioni. Beh, anche sul realismo possiamo dire una cosa, sì, sul realismo. Diciamola. Allora, sul realismo io avevo una slide con i maiali, poi mi è stata cassata, ma perché in uno di questi giri una collega mi fa: professore, mi guarderebbe questo compito di realtà che ho scritto per i miei allievi? Era una sorta di problema un po' complesso e cominciava con la frase: l'allevatore Piero ha 630 maiali. Allora, quando mi ha dato questo, ho ridato il foglio alla signora, ho detto: guardi, reale non significa che è reale in qualche punto della terra, reale significa che appartiene alla realtà e al vissuto dei nostri bambini. Allora, quando costruite compiti autentici di realtà, che siano reali per chi li affronta, no per voi che li scrivete basta. Certo, certo. Famosi sono gli esercizi di scienze in cui si dice: il bambino tale c'ha un motorino, Giulio c'ha un motorino e deve andare da Roma a Ostia col motorino, si sa qual è la velocità del motorino, si sa qual è il costo della benzina, qual è il costo totale. La verità è che nessuno di noi lascerebbe Giulio andare ad Ostia col motorino, no? E quindi capite, ce ne sono davvero. Lo stesso valga per le soluzioni molteplici, perché se un problema è tale, non ha un'unica via di risoluzione, ammesso che tu ne conosca una. E per la verità il problema non dovresti già conoscere la via di risoluzione, perché se no non sarebbe un problema. Però io volevo andare un po' rapido, perché qui dice con questa slide, ecco, volevo arrivare qua, perché qua raccogliamo gli indizi d'aula. Ora, non mi dilungo su alcune cose, Montessori vi dico solo rapidamente: dialogo pedagogico, questo lo frequentate, chiedete al bambino il perché di una certa cosa, è una cosa che alla scuola primaria si fa, già alla media molto poco, alla superiore mai, e all'università non ne parliamo. C'è l'esame, l'esame è inclusivo all'università, non scherziamo, è esclusivo. Tutti inclusi. Perché cavolo. Dopodiché ci dicono che la scuola deve essere inclusiva e infatti, se andate a vedere, si è riformato tutto, ma non si è riformato l'esame di maturità, se non in termini di quantità di prove, men che meno si è riformato il test di ammissione all'università. Caso, sarà un caso. Io credo che se noi andiamo avanti, se voi farete una scuola della competenza, forzerete i confini di questo equivoco. Non è possibile fare i quiz, perché i quiz non ti danno la qualità. Risolvono i problemi di quantità. Ti danno niente qui. La questione riguarda gli indici di competenza, perché nel colloquio si vede fino a che punto il bambino resiste alle tue obiezioni. Tant'è che tante volte tu puoi anche dire: no, guarda, questo è sbagliato. Certo, lo fai col bambino che non si perde, che ha, come dire, una capacità di resistenza. Con quello che è già riservato, timido, che va per terra a un primo soffio di vento, non ti metti a forzare, no? È del tutto evidente. Però se fai il colloquio, questo già ti aiuta a trovare
una serie di esempi. I TEPS l'abbiamo preso in prestito dal nostro amico matematico, ecco, che ha usato queste modalità. Textual production by pupil sono le produzioni testuali autonome. In 5 righe il bambino ti dice come farebbe a spiegare a un altro una certa cosa, oppure che ragionamenti ha fatto. Io che insegno matematica l'ho fatto veramente, e vi sfido, chi insegna matematica, a provarci una volta. Chiedete come hanno fatto a risolvere quella batteria di algoritmi, quella batteria di operazioni. È importante però questo, che il testo, lo diciate subito, non deve essere rivolto a voi. Perché se è rivolto a voi, il bambino dà per certo una serie di cose che voi già sapete. Capite? Certo. Ecco, si può formulare così. Immagina di essere tu la maestra e di dover spiegare a Tizio quella certa cosa. Oppure anche, se tu volessi aiutare un bambino in difficoltà, i bambini sono molto sensibili a questo ruolo di protezione, di fronte a un certo tema, a un certo argomento, come faresti, cosa diresti per spiegargli le cose? Una roba breve, e tu in 3 secondi hai la sua risposta, che puoi anche facilmente valutare senza perderci delle giornate. Lo fai con i primi 5, chiaro? Cambierai tema, cambierai argomento, lo farai con gli altri quando avrai modo. Non è che devi farlo con tutta la classe necessariamente. Guardate questo, di matematica. Carla deve eseguire mentalmente il calcolo 123x3. Allora calcola, questo è quello che fa la bambina, 1 per 3 uguale 3, 2 per 3 uguale 6, 3 per 3 uguale 9. E poi conclude che l'esito è 369. Il procedimento di Carla però non funziona sempre, dice un bambino. Allora la maestra dice, giustifica questa affermazione che hai fatto, perché hai criticato Carla? Dimmelo, dimostralo a lei. Giustifica l'affermazione scrivendo il calcolo per il quale il procedimento di Carla non funziona. Adesso vi faccio vedere cosa fa Giulio. Giulio scrive a Carla questa cosa, 546 per 3, e prima lo risolve come faceva Carla. 5 per 3 15, 4 per 3 12, 6 per 3 18, e quindi mette insieme e viene quel numero qui, palesemente assurdo, inaccettabile. Poi fa vedere come fa lui, 500 per 3 1500, 40 per 3 120, 6 per 3 18 uguale 546 per 3, e questo è il risultato, e ci scrive giusto. Ora, i bambini sono così, lo sapete bene. Sono puri. Voi sapete che le addizioni, le moltiplicazioni si possono tranquillamente non fare in colonna, che l'algoritmo in colonna lega il cervello, si potrebbero fare tranquillamente con gli amici del 10, eccetera. Con le scomposizioni, nelle scomposizioni i bambini esercitano competenza perché scelgono come scomporre per i fatti loro, sono in grado di insegnare. Esempio, genitore di quarta va in una scuola di quelle che seguiamo noi e badate, di quarta, quindi ha avuto la maestra dalla prima, il suo bambino, e lui dalla prima ci va, quando il bambino fa la quarta, e dice: senta maestra, ma voi come fate a fare le moltiplicazioni che io non ci sto capendo niente? La risposta della maestra è stata brillantissima, se li faccia spiegare da suo figlio, che è stata veramente felice. Che non è che vuol dire che la colonna la dobbiamo buttare fuori dalla finestra, ma no, perché certo, ci sono i bambini che hanno difficoltà matematiche, che la colonna dà sicurezza, è una strategia per arrivare comunque al risultato, ma bisogna lavorare sui due canali. Però la cosa viene dal fatto che quando si fa matematica, tu lo sai meglio di me, c'è il dibattito se usare le calcolatrici o no. Il discorso è, si usa le calcolatrici per i conti che sono davvero articolati, complessi, cioè che è inutile stare a diventare matti per svolgere. Bene, noi facciamo spesso questo gioco con i bambini, 1 per 3 per 7 per 8 per 5 per 3 per 7 per 8 per 5 per 8 per 3, una cosa lunghissima, e poi diciamo, vediamo se lo fanno prima a mente, se al risultato arrivano prima quelli che fanno i conti a mente, oppure voi che usate la calcolatrice. Quelli che usano la calcolatrice pensano di vincere facilmente, non vincono mai, mai, perché chi fa l'uso della calcolatrice sbaglia a inserire i numeri quasi sempre. Allora i più furbi si mettono in due, uno che mette dentro i numeri e l'altro che li detta. Arrivano ancora peggio, quindi tanto per darvi l'idea. Guardate, un altro metodo d'aula facilmente utilizzabile è le tracce dell'enunciato minimo. Consulta libri o la rete per rispondere al quesito. Questa è la domanda che fa l'insegnante. Che cos'è l'ambiente? Rispondi con il minimo numero di parole. Guardate alcune risposte dei bambini.
L'ambiente è quello che circonda la cosa che mi interessa. Ora, questa cosa su cui ridiamo è una definizione scientifica perfetta. Le scienze stabiliscono che il sistema è la cosa che mi interessa e l'ambiente è quello che sta fuori. Il bambino, che questa definizione non l'ha mica sentita, la sta dando in termini autonomi. Naturalmente sono le risposte migliori, ce ne sono anche di peggio, come potete immaginare. Ma guardiamone altre. L'insieme dei posti in natura in cui viviamo e collaboriamo con gli altri. Qui la nota serissima è collaboriamo. Forte, importante che ci sia arrivato, no? Oppure quello dove i viventi possono vivere. Vabbè, fin qua c'è l'idea di poter vivere. L'habitat. Dove i viventi stanno insieme ai non viventi. E questa è bellissima. Avete presente la definizione di vivente? Che cos'è un vivente? Allora, facciamola breve, ve la dico io, ma la sapete anche voi. Il vivente è un essere che nasce, cresce, si riproduce e muore. E la bambina in fondo ti dice: mio fratello a 30 anni non si è riprodotto, è un vivente? Cioè, capite? Bene. Guardate quest'altro. Se tu fossi l'acqua in un bicchiere, cosa faresti per evaporare via? Rispondi con il numero e il numero di parole. Come vedete, lo fai in mezz'ora, eh? Cioè, non sono cose che ci vuole una vita. Guardate, bicchiere d'acqua. Proverei a farmi catturare dall'aria e già qua l'apprendimento vi viene restituito in maniera raffinata. C'è un'attività meccanica dell'aria sull'evaporazione, cosa che, voglio dire, la definizione di che cos'è l'evaporazione non ti metterebbe in luce. Proverei a espormi al sole così da ricevere da lui l'energia per uscire dal bicchiere. Ha un'idea chiarissima di energia, che non è poca cosa. Proverei a liberarmi dalle molecole che mi stanno addosso per andarmene su una nuvola. Bellissimo, bellissimo. Questa è competenza, capite che viene restituito l'apprendimento, ma e per fare questo ci vuole davvero pochissimo tempo, lo fai quel giorno lì, non è che lo fai impiegando chissà quanto. Guardate questo, se tu fossi un cittadino di Atene all'epoca di Pericle, in quinta noi facciamo questo tema qui, tra gli altri, e si arriva all'epoca romana, no? Cosa penseresti delle grandi opere in costruzione, tra cui il Partenone? Questo è il nostro Pericle, questo è il Partenone. È interessante sapere cosa dicono i bambini, eh? Adesso non vi ho portato le prove, le ho, ma per mancanza di tempo non ve le faccio vedere. È interessante. Guardate qui che invasione di campo. Cenerentola, cosa c'entra? E se tu fossi nei panni di Cenerentola, diventata principessa, cosa diresti o faresti alle sorellastre e alla matrigna quando venissero a palazzo? Sarebbe ora di dirlo, perché è una vita che noi sentiamo Cenerentola e vorremmo dire delle cose non le abbiamo mai dette. Perché dico questo? Perché rodarianamente la narrazione è parte della nostra attività quotidiana. Ma guardate quest'altro, controfattuale, eh? Controfattuale. Cos'è un controfattuale? L'esatto opposto di quello che la storia ci insegna. E se Serse avesse saputo in anticipo dell'alternativa per aggirare le Termopili, cosa sarebbe mai avvenuto? Il bambino che sa ti dice almeno due cose, ve le riassumo in breve. Primo, se l'avesse saputo prima, naturalmente i greci si sarebbero trovati in grosse ambasce, avrebbero trovato i persiani dall'altra parte subito, non avrebbero potuto sfruttare il tempo perché Temistocle dall'altra parte organizzasse le sue flotte. Poi ci sono bambini che ti dicono tutta la Grecia sarebbe stata persianizzata, cioè avrebbero vissuto come i persiani, che avevano costumi e cultura completamente diversa. E qualcuno arriva a dire forse anche noi saremmo un po' diversi, perché non sappiamo bene cosa sarebbe venuto fuori. Bambini sono davvero eccezionali. Se tu fossi una foglia, cosa faresti per ottimizzare la fotosintesi? Guardate i bambini cosa dicono. Cercherei di esporre alla luce la maggior parte della mia pelle, tra virgolette, per ricevere più sole. Competente? Ha voglia? Sì, competente. Costruirei molecole in grado di sfruttare la luce ancora meglio della clorofilla per far avvenire le cose più facilmente. Sa che la clorofilla è, eccetera, è del tutto evidente. Ma guardate questo, mi metterei in società con un pannello solare. Un genio, un genio. Ora li abbiamo!
Noi ne abbiamo così, ne abbiamo tanti, anche timidi. Guardate, questo qua che ha scritto questa cosa qua, stava in fondo, non parlava quasi mai, riservato. Quello per cui gli psicologi scrivono non ha fiducia in sé. Sono bambini così. Se gli diamo l'occasione di uscire all'aperto e allo scoperto, con le forme riservate loro, ti dicono cose geniali. Non tutti, naturalmente, per l'amor di Dio. Vabbè, guardate quest'altro. Ah no, un momento, prima vi faccio vedere di nuovo la... Aspettate, vale la pena di farvi vedere l'immagine precedente, perché... vabbè, non importa. Ora, io vivo qua, ho la fortuna di vivere sul Lago Maggiore. Pubblicità progresso. Questo è il lago di Mergozzo, un laghetto che si è venuto formando perché questo fiume che intravedete ha portato sabbia. Bene, siamo in una scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria stanno facendo peer education, stanno raccontando questa storia che vi ho appena detto ai bambini piccoli, va bene? Poi chiediamo ai bambini piccoli, gli studenti grandi chiedono ai bambini piccoli di raccontare questa cosa, di inventare una storia. Me ne faccio vedere una, perché quella di Giovanni. Ciao ragazzi, io sono il fiume Toce, quello che vedete là. Sono nato da papà ghiacciaio e mamma sorgente e sono nipote di zio Ticino e nonno Po. Vi faccio notare che il Ticino esce dal Lago Maggiore, va nel Po e il Po va nell'Adriatico. Il mio lavoro è quello di trasportare acqua e detriti al mio amico Lago Maggiore. Il lavoro dei fiumi è quello. Questo è il destino di noi fiumi. Mio zio lavora per mio nonno, mio nonno lavora scaricando acque e detriti nel mare Adriatico. Una volta le acque del Lago Maggiore deliziavano con le loro carezze anche il piccolo paese di Mergozzo, ma proprio per colpa dei miei detriti a un certo punto le acque si sono separate e hanno formato due laghi, il Maggiore e il Mergozzo. Ecco, questa cosa si fa in un'ora di lezione, in un'ora di tempo, e otteniamo lavori di questo genere. Vi potrei raccontare la storia di Ahmed, marocchino di origine, che addirittura ha scritto un'opera su questa cosa qui, in due paginette, bellissima. Io ho mandato questa perché era la più rapida da farvi vedere, ma questo per dire che uno che non c'entra niente col Lago Maggiore, col Lago di Mergozzo, perché si è trovato lì nella storia della sua famiglia, riesce a rielaborare le cose esattamente come tutti i bambini della terra, cittadini, indipendentemente dalle origini. Il cambio del registro comunicativo, guardate questo fumetto. Allora, il sale si scioglie nell'acqua, giusto? Salino va in giro con la mamma e la mamma gli dice: stai attento che se trovi una pozzanghera devi essere prudente perché c'è rischio. Ma lui corri, 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 splash, va nella... Questo l'hanno scritto i bambini, cade nella pozzanghera. A quella visione la mamma: Salino, aiuto, perché naturalmente il bimbo dice: mamma, mamma, non mi sento più le gambe, aiuto. È un cartone animato. Naturalmente alla mamma viene l'idea. Allora cosa fa? Prende, va a casa, prende una pentola, raccoglie l'acqua della pozzanghera nella pentola, la mette sul fuoco. Salino dice: che caldo. Notate i bambini come... Fece bollire il miscuglio fino al punto dell'ebollizione dell'acqua, fino al punto di ritrovare Salino. Un po' acciaccato, ecco Salino. È la dissoluzione e il recupero dei cristalli, no? Di fatto. E cioè, in seguito, in questo caso, a vaporizzazione, non semplice evaporazione, perché la mamma lo mette addirittura sulla pentola. Costruisci la notizia, si tratta di invitare i bambini a scrivere una breve comunicazione e descrivere la propria esperienza scientifica, tecnologica, di italiano, di matematica, come si fa per le brevi giornalistiche. Guardate, ve ne faccio vedere solo una rapidissima, tiriamo via quello che... Il Sabi News. Ragazze sabine rapite. I romani con uno strategico piano riescono a rapire tutte le donne sabine che erano state invitate con i loro parenti e amici ad una festa. E questo è l'articolo di giornale, in cui viene intervistato nella pagina dopo anche il re. È una restituzione bellissima dell'apprendimento. Capite che è rielaborato, è dato come se fosse un giornale. Mario Lodi faceva il giornale in classe, no? Nulla vieta praticare queste cose. Da esperimento a esperienza questa cosa ve la faccio vedere rapidamente. Chiariamoci. Quando parlo di esperimento uno pensa subito alle scienze, giusto? Non è così, non è così. Nelle scienze l'esperimento è un protocollo come questo,
e le scienze definiscono che deve essere rigido e riproducibile. Se lo fai tu, deve venire esattamente come se lo fa lei. Capita quasi mai, ma questo è un altro paio di maniche. Fatto sta che l'esperimento ha la stessa struttura della ricetta di una torta. E questa è la ricetta della torta allo yogurt. Quando tu passi dall'esperimento lineare, rigido, all'esperienza, vuol dire che ai bambini gli chiedi: ma perché devo fare la torta allo yogurt? Domanda impropria, perché tutti quanti ti dicono: io la voglio al cioccolato, io la voglio alle mele. Si apre la possibilità di variazione. Come mescolo? Col dito, con la frusta, con la forchetta, col cucchiaino? Quando ci metto il lievito, come faccio a mescolare questa cosa? Voi sapete bene che se la mescolate bene, la torta lievita bene. E poi la mettiamo a temperatura di 195 gradi e se la metto a 60 cosa succede? Prova. Allora, se hai un forno puoi farlo. Questa cosa è stata fatta in una scuola elementare che ha un laboratorio cucina e quindi la vedete articolata nelle varie scelte dei bambini. Perché dico questo? Perché questo è rodariano. Nella lingua si fa la stessa cosa con rodari, la stessa identica cosa. Un protocollo lineare lo si apre a tutte le variabili possibili, una alla volta però, una alla volta. E in più, lo dico, perché voi non è che dovete fare tutto l'anno a aprire gli esperimenti, che è già un macello trovare, cercate schede da tutte le parti, sbaglio se dico questa cosa. Le scienze a cui dedicate 2 ore quando va di lusso non sono molto sostenute, allora andate a cercare gli esperimenti per rendere gradevole e interessante la cosa ai bambini. Le schede sono sempre dei protocolli, no? Dovete provarle prima, se no non sempre vengono, eccetera. Sta di fatto che quando voi fate questa operazione una volta, di aprire un esperimento all'esperienza, il grande vantaggio che se ne ricava è che il bambino sa che tutti gli esperimenti hanno dietro l'esperienza. Nascono da lì, sono il distillato dell'esperienza. Capite? Qualcuno ci ha provato. E se voi li fate provare almeno una volta, scoprono che il metodo scientifico è applicabile all'italiano, alla matematica, a tutte le altre discipline. Non è vero che è applicabile solo alle scienze. E infatti si può usare nella didattica laboratoriale, nei criteri mnemonici di calcolo, nei quadri di civiltà che chi insegna geostoria utilizza, nelle strutture narrative. Mappe e schemi mentali, vado rapido perché questo non ha bisogno di nulla, lo conoscete già, no? Oh, questa però la faccio vedere, questa. Gli errori per costruire saperi. Avete detto, guardate, sono 15-16 modalità che noi abbiamo sperimentato, magari ce ne sono 20. Noi però queste le abbiamo proprio sperimentate, ve le diamo così come le abbiamo fatte, voi le adattate. Allora, la scarpetta di Perrault. È frutto di un errore. Com'è la scarpetta di Perrault? Di vetro, cristallo, qualcuno dice, no? Fascinosa questa roba. Non è affatto così. Però traduce la sua storia, la storia di Cenerentola, perché la traduce da altre storie che vengono dal mondo arabo. Il mondo arabo a sua volta era preso dal mondo cinese. La prima Cenerentola di cui si sa la storia risale a 1000 anni fa e viene dalla Cina. Poi ce ne sono di tutto il mondo, eh? Sono dei libri che le riportano. Avere i bambini cosiddetti di origine extracomunitaria in classe può essere una risorsa se li facciamo raccontare queste cose. Bene, la prima versione dovrebbe essere scritta Vair, che si legge Ver. Lo vedete? Solo che vuol dire pelliccia di scoiattolo. Per un errore di trascrizione viene scritto Ver. E quindi la scarpa che era di pelliccia di scoiattolo diventa di vetro, ma è un errore, lo dice Rodari, ce lo racconta proprio perché ha fatto uno studio su questa cosa. Quindi noi dobbiamo saperlo che dall'errore è venuto fuori una magica vicenda in cui c'è Cenerentola che ha questa magnifica, oppure Rodari ancora, cane armadio, il cane con l'armadio, il cane sull'armadio, il cane per l'armadio, sono tutte storie diverse. Vedete l'esperimento aperto a esperienza? La bella lava al bosco, avete mai sentito la bella lava al bosco? La va o la va? Va o sta lavando? Cioè, curioso lavare il bosco, eh? Rodari in questo è un maestro, quindi non so, non mi dilungo in questo. Vi faccio solo vedere l'ultimo metodo, poi passo la parola a Sergio e lo interrompo ogni tanto, tanto così per divertirci. Allora, qui
si chiede la capacità imprenditoriale dei bambini. Avete presente? Che uno quando sente la parola capacità imprenditoriale dei bambini, solito brivido che percorre tutti i gangli del nostro corpo. E però basta interpretarla questa cosa. Se io al bambino gli chiedo, ma tu la moltiplicazione come la faresti? Prima di fornire algoritmi particolari che non siano quelli noti, le poche cose note. Guardate questo cosa fa. 95 per 98 fa così, 100 meno 95 scrive 5, 98, 100 meno 98 scrive 2, 5 più 2 7, poi fa 5 per 2 10, 9310. Uno dice ma non si fa mica tutte così, però intanto lui ti ha detto una modalità curiosa a cui magari io non avevo pensato, in cui si può fare questo tipo di operazione. Guardate quest'altro. Primo passaggio, 3 per 2, 3 e 2 li separa, poi fa 3 più 2, viene fuori 5, fa 3, 5 e 2. Ovvio che le moltiplicazioni non si fanno così, ma è interessante che uno si diverta a giocarci. Questo poi è ancora più... Allora, 12 per 34, guardate come lo organizza, sono tutti presi da classi, tutti presi da classi. Il bambino gli hai detto... Prova a inventarti un modo, a inventarti o a fare l'imprenditore di te stesso, sulla moltiplicazione. Allora, uno fa 1 per 3, 3, qua si mette a fare 1 per 4, 4, 3 per 2, 6, poi fa la somma e scrive 10, e poi l'altro pezzo che aveva lasciato in memoria, 2 per 4, 8, e poi fa la somma, 8, 10, 3, 408. Ora, anche qua, è importante... Sì, perché gli andiamo a proporre la possibilità di inventare la morfologia dei problemi, di inventare la morfologia degli algoritmi. Invece di fornire l'algoritmo, gli chiedo di inventarselo. Poi non sarà risolutivo, sarà utile tornare agli algoritmi soliti della scomposizione, che io preferisco assolutamente di più di quanto non siano gli algoritmi in colonna, che sono solo mnemonici applicativi, però che per qualcuno vanno bene, sapendo che c'è tutta la variabilità del caso. Se tu fossi sindaco, come penseresti di intervenire e fare in modo che la tua città tenga conto delle esigenze dei bambini come te? È pericoloso, Io ve lo dico, moltissimo. Se vi volete misurare queste cose è pericoloso. Ma questa è cittadinanza. Questa è cittadinanza davvero. Io vengo da una città dove avevano fatto tutto il percorso pedibus, dove i genitori non li utilizzano. Arrivano con la macchina e potessero entrare quando piove fino al banco, andrebbero fino al banco. Perché se la pioggia colpisce la testa del proprio figlio, chissà cosa gli viene, chissà cosa gli succede. La valutazione dialogante, vi faccio solo vedere degli esempi. Vedete i due che si comparano? Guardate, non sono sempre vicini, naturalmente c'è da lavorare in alcuni casi, perché possiamo sbagliare noi o possono sbagliare loro. Finisco col valutare quando, poi passo a Sergio. Guardate, vi faccio vedere solo questa cosa. Guardate qui, sono pochi i punti, sono 5 indicatori, come vedete non si usano tutti e 16 sempre, lo vedete che sono solo 5? Bene, andiamo a vederli nel tempo, gli stessi 5, guardate come si modificano le aree, lo vedete? Ma per una volta non andiamo a vedere il processo in questo modo. Quando si dice dobbiamo valutare il processo, di cosa stiamo parlando? Come faccio a valutarlo? Allora in genere si fa una prova all'inizio, poi si va a vedere cosa succede dopo. Qui sono più prove costanti nel corso dell'anno, io il processo lo vedo, perché basta che metta insieme, guardate, lo vedete? L'operatore sono io, l'insegnante, io, tu, loro, voi, è l'insegnante quello rosso, sta sopravvalutando l'allievo che si sottovaluta, lo vedete? Però la corrispondenza è già molto buona, possiamo dire in questo caso che il dialogo è davvero molto ricco su questi 5. Qui è già un po' meno ricco, lo vedete? Un altro allievo, Così facendo, al termine dei percorsi di istruzione avremo certo raccolto materiale intersoggettivo che tutti capiamo allo stesso modo e a sufficienza per procedere a una vera certificazione. Che senso avrebbe promuovere e realizzare la valutazione dialogante tra insegnante e allievo
se nella stesura della certificazione noi docenti non seguissimo la stessa prassi intersoggettiva. Noi con questo libro vi proponiamo un'unica prassi, tutti la stessa modalità, non per fare, come dire, di tutte le taglie una taglia unica, ma per fare un professionismo serio che può essere confrontato con i genitori a cui che la scuola è cambiata, bisognerebbe forse cominciare a dirglielo che non c'è più il programma da seguire, perché sennò non ci sarebbero le indicazioni. Non ci credono. E vabbè, lo so che non ci credono, ma bisogna dirglielo. Solo condividendo i medesimi strumenti e metodi, così come abbiamo illustrato, possiamo affrontare un autentico dialogo. Ecco, guardate, possiamo anche rischiare un pochino, eh? Io con questa immagine vorrei che si riflettesse. Guardate questi bambini come sono vestiti. Oh, sapete che nelle pozzanghere non si può andare, se non, non sono attrezzati. Non sono a scuola questi. Non sono a scuola. Però sono attrezzati, lo vedete? Allora, per un po' stanno lì, giocano, adesso ne arriveranno degli altri, vedrete, eccoli qua. Per un po' stanno lì e giocano e si divertono, possono farlo perché i genitori non si lamentano, quindi i vestiti non si rovinano, e quindi siamo nella sicurezza, no? E poi se ne vanno via. Bene, questa è una metafora. La scuola deve abituare i bambini a mettere i piedi nelle pozzanghere, deve lasciarli fare, perché il mondo va vissuto, non va mica raccontato. Vi faccio solo notare, con questo chiudo, che noi col fuoco non possiamo lavorare. Le fiamme libere a scuola sono vietate. Il fuoco è stata la prima scoperta dell'uomo. Noi, piuttosto di rischiare che qualcuno si faccia male, preferiamo non guardare questa cosa, così che quando il bambino per la prima volta lo guarderà e ne avrà contatto, il rischio sarà davvero grande. Noi non riusciamo a proteggere i nostri cuccioli, è ora di ribaltare questa logica e di rivendicare per noi una professionalità che nei giornali e nella TV vogliono restituirci. Andate fieri di quello che fate, è una cosa seria, bisognerebbe farlo capire a quelli che stanno fuori. Estremamente seria. Era grazie, ma adesso andiamo avanti, sì. Non è mica finita. Era proprio il discorso che cercavamo di fare prima, che cioè, quando si dice noi insegnanti dobbiamo prendere più consapevolezza di quello che siamo, cioè la società ci ha messo lì un po', avete ferie, avete questo, avete quello, ma in realtà chi fa questo lavoro, chi sa qual è la fatica tutti i giorni di andare in classe, di stare coi bambini, di stare coi colleghi, come diceva Tiziano, non è sempre così facile stare coi colleghi. Poi ci sono loro, sapete a chi mi riferisco in questo momento, ci sono i collaboratori scolastici, che sono i veri proprietari delle scuole, e poi ci sono i genitori, che sono l'orda nemica ormai con cui dobbiamo combattere tutti i giorni, perché quando io andavo a scuola, se mi presentavo a casa con una nota, mio papà mi gonfiava come una zampogna. Oggi ti arrivano lì due avvocati e la carta bollata: lei come si è permesso di scrivere questa cosa a mio figlio? È successo a Torino settimana l'altra, un bambino al bagno ha urinato fuori dal coso, la maestra è intervenuta dicendo adesso lo pulisci, gli ha dato uno straccio. Tac. Denunciata, avvocati, ecco. Perché io non so, non ero presente, può essere gliela abbia detto male, ma sta di fatto, oppure che fosse sotto bullismo il bambino, perché poi uno le pensa tutte. Sta di fatto che, ma voi cosa le direste? Cosa direste a un bambino? Adesso lo pulisci, che così almeno non la fai. Rischioso. Scusate, troppo rischioso. L'inciso. Certo, e quindi di fronte a tutte queste situazioni noi comunque andiamo avanti. Questo qui è uno strumento, è solo uno strumento che noi vi proponiamo, ma non è uno strumento che vuole essere assolutizzante. Non è che noi vi diciamo fate gli esercizi che Tiziano propone nella fase 2, quelli che Sergio propone nella fase 3, eccetera, perché quelli sono quelli corretti. L'idea è proprio quella di proporre agli insegnanti, alle insegnanti, tutta una serie di modelli che poi potrete decidere di adottare come sono, rielaborare, modificare, adeguare alla vostra situazione d'aula. E quindi l'idea è stata proprio quella di costruire una serie di modelli, una serie di modelli che ci potessero poi aiutare a portare in aula dei compiti autentici di realtà efficaci.
E anche sull'efficacia dobbiamo fare una piccola riflessione. Io quando cercavo una foto adatta a questo passaggio ho trovato questa bellissima foto di una tuffatrice italiana. E perché ho scelto questa foto? Secondo voi, perché è arrivata prima alle campionati di Berlino, o dove li ha fatti, non mi ricordo? Non è arrivata prima, è arrivata, pensate, quarta. È arrivata quarta prendendo la famosa medaglia di legno, che per molti non vale nulla, ma credetemi che un quarto posto in una competizione come questa è un grande posto. Allora, noi che siamo insegnanti, su cui il mondo, la civiltà, tutti ci buttano addosso responsabilità, io sono convinto che fra qualche anno ci chiederanno anche, perché allacciare le scarpe, noi, mangiare seduti composti, noi, e il braccio si tiene così, noi, quando risponde alza, noi, di buongiorno quando vedi una persona, sempre noi. Fra qualche anno ci diranno, ok, adesso insegnategli anche a cambiarsi il pannolino da soli e dopo arrangiatevi, perché questo, cioè il fatto di questa delega assoluta verso gli insegnanti, noi ormai dobbiamo insegnare tutto, non si insegna più matematica italiano, dobbiamo insegnare tutto. Ma nella volontà di insegnare tutto, io vedo qui una cosa che mi sobbalza all'occhio e allora provo a cliccarci sopra, se trovo questo mouse che non... Tu ce l'avevi il mouse prima? Perché non ce l'ho più io? Perché devi girare un po' lì? Devo girarlo? No, dove vai Stefano? Allora, io volevo cliccare su questo click here, ma la vedo quasi impossibile a questo punto, perché non mi compare più la freccia del mouse. Si è animata anche la freccia del mouse. Vai. Allora, questa qui è una cosa che penso dal giorno in cui ho iniziato a fare il maestro. Cioè, come diceva anche Tiziano prima, poi è vero che abbiamo un po' litigato, però su molte cose ci siamo anche trovati fin dall'inizio. Insomma, un libro insieme non l'avremmo fatto. Noi abbiamo litigato in maniera intelligente, ma ferocemente. Ferocemente. Allora, io ho sempre pensato questo, e l'ho sempre pensato veramente anche prendendomi del pazzo, e da tanta gente, vi dico la verità, cioè no, tu sei a scuola per insegnare, no, io a dire la verità sono a scuola, faccio un pezzo di strada assieme ai miei allievi, io inevitabilmente insegnerò tutto quello che riesco a loro, ma quando siamo noi che dimostriamo ai nostri bambini di ricevere qualcosa da loro, anche di imparare qualcosa da loro, vedete come lo dice bene Tognolini in quella poesia, è lì che promuoviamo la loro senso di autoefficacia, la loro competenza, il loro sentirsi capaci. E quindi non dobbiamo mai perdere questo orizzonte, dobbiamo sforzarci. Io che sono il maestro super tecnologico, quello che quando si ferma una LIMI in qualsiasi classe mi vengono a bussare alla porta, l'altro giorno a scuola, lavorando con i bambini, un bambino mi ha insegnato a fare una cosa con un programma che è quello della LIM, il notebook, insomma, e lui mi ha insegnato che si può copiare e incollare direttamente sulla barra delle slide laterali per avere incollato su quella slide lì. Io non lo sapevo veramente, ma quando me l'ha insegnato gli ho dimostrato tutta la mia gratitudine in quel momento, ed è stato proprio in quel momento lì, sto bambino si è alzato di un metro da terra, perché sa che io sono il maestro super tecnologico, e lui è riuscito a insegnare una cosa a me sul computer. Quando gliel'ho riconosciuto questo, ma vi rendete conto di che impatto ha avuto sul suo senso di autoefficacia, sul suo senso di autostima? E è qui che creiamo l'immagine di un sé forte, di un sé che poi potrà incontrare qualsiasi apprendimento senza nessun problema. Adesso torniamo, sempre se ce la faccio qua. Clicca che va, ma devo beccare il back per tornare indietro. Eccolo qua. Ok, allora cominciamo a vedere qualche esempio. Questa l'ho presa da sempre un altro nostro caro amico, che si chiama Ivo Mattozzi, che era mio professore di storia all'università e adesso è diventato un collega in qualche modo con la vita scolastica su cui scriviamo entrambi. Mattozzi mi ha insegnato questa cosa, di lavorare con i bambini piccoli sullo script. Cos'è lo script? È quello che noi possiamo definire un copione didattico. Allora, questa esperienza, che è davvero bellissima, ve la racconto con qualche parola. Adesso sono 20 anni che faccio questo mestiere, pochi, tanti, non lo so, comunque 20. E in 20 anni l'ho proposto almeno 4 volte questa attività, e è di una potenza straordinaria. Si comincia classe prima di scuola primaria, volendo si può fare anche all'infanzia, perché no, o in seconda se non lo avete fatto in prima. La mattina, lunedì, mi siedo a terra con i miei bambini. Oggi questo ha preso un nome anglosassone molto affascinante e si parla di...
Circle time. Ma io penso che chi di voi insegna da qualche anno è da qualche anno che si siede a terra con i bambini, così siamo tutti alla stessa altezza e ci guardiamo negli occhi. Non è che dovevano arrivare a dirci che dovevamo fare il circle time. Comunque, si parte il lunedì di solito con questa attività. Perché? Perché è un'attività che mira al vissuto dei bambini. Mirando al vissuto dei bambini, bambini scuola primaria, classe prima, 6 anni, cosa gli possiamo chiedere? Magari il lunedì chiediamo cosa avete fatto durante il weekend. Dato che siamo in Italia, molto probabilmente almeno uno di loro ci dirà: sono andato a mangiare la pizza con i miei genitori in una pizzeria. Allora io ho sempre usato questa storia qui perché è una storia collettiva, condivisa, appartiene a tutto, al vissuto di tutti i bambini, e tutti almeno una volta sono andati in pizzeria a consumare una pizza con la propria famiglia. E quindi da lì si comincia. Che ne direste? Beh, io gli butto subito lì la sfida gigantesca, dico: ma non vi piacerebbe fare un film che lo mettiamo su YouTube, su una storia che costruiamo noi? Sì, e lì impazziscono, iniziano a strapparsi i capelli, perché comunque sono bambini che appartengono a una generazione in cui il digitale, lo smartphone, il tablet ce l'hanno in mano tutti i giorni. Per loro YouTube è un linguaggio quotidiano, non è come noi che siamo arrivati alla tecnologia a una certa età. Io, YouTube l'abbiamo tutti visto nascere, loro oggi lo usano come primo canale video. Allora, quando noi proponiamo compito di realtà, costruiamo un video da pubblicare su YouTube per raccontare una storia che inventiamo tutti assieme, e già lì, credetemi, che il livello si alza subito. Allora, cosa succede quando si va in pizzeria? Un bambino magari dice: sì, andiamo con la mamma e il papà, poi il papà ci lascia vicino alla pizzeria, lui va a parcheggiare la macchina, entriamo, veniamo accolti da un cameriere, eccetera, eccetera. Ognuno apporta il suo contributo alla storia, ognuno dice il suo ricordo, quello che pensa, quello che in qualche modo ricorda di quell'esperienza fatta più volte. Lì l'insegnante, con un blocco di fogli e una penna, inizia a prendere degli appunti su questa storia. Costruiamo una sorta di copione didattico. Dopo, quando abbiamo finito e papà va a pagare il conto, o la mamma, o la nonna, la zia, non importa, insomma, si va a pagare il conto, si saluta, si torna a casa, lì chiudiamo la storia. Una volta che abbiamo raccolto tutti gli elementi, cosa possiamo fare? Chiediamo ai bambini: ok, adesso proviamo a riguardare questa storia che avete proposto e ve la leggo, quindi un po' riprendendo gli appunti, riproponiamo loro la storia che abbiamo appena finito di costruire tutti assieme. Dopo, dato che siamo alla primaria, direi che il momento è quello buono per fare anche una bella drammatizzazione. Perché non facciamo finta che la nostra classe sia la pizzeria e dentro ci facciamo svolgere questa storia che abbiamo appena finito di raccontare? E lì i bambini esperiscono lo spazio, esperiscono l'esperienza di questa famiglia che va, secondo quello che hanno raccontato, deciso di raccontare nella storia, in pizzeria tutta assieme. A questo punto fai vedere le slide, magari, che ci può sono, essere utile. No, non ho slide. Sì, c'è, cioè, il filmato. Sì, ma il filmato lo faccio vedere per ultimo, questo, perché deve arrivare dopo. Allora, qui a questo punto cosa è successo? A questo punto abbiamo la storia, l'abbiamo esperita, magari anche l'incontro successivo possiamo dire: ok, adesso il nostro obiettivo è quello di creare un film da mettere su internet, cosa possiamo fare? Ma maestro, dobbiamo fare dei disegni? Bravo, questo è evidente, perché senza disegni che storia vuoi raccontare? Allora, in quel momento lì si decide di organizzare la storia in sequenze e ogni bambino viene assegnata una sequenza da rappresentare con un disegno. Poi si può anche scrivere qualche parola e appiccicarla sopra. I bambini non sanno leggere, ma quando poi chiederemo a ognuno di loro di pronunciare quella frase che hanno sul foglio, cellulare lo avete tutti in borsa, penso, oggi con un cellulare potete registrare l'audio dei bambini in un secondo. Ok? Quindi costruiamo tutta questa storia. Abbiamo costruito tutti i disegni di questa storia e qui arriva uno dei momenti più alti di questa attività. Tutti i disegni vengono messi a terra, in ordine, prima, dopo, ma se ci sono due avvenimenti contemporanei, i disegni vengono sovrapposti, ok? Questa linea del tempo vera e propria viene messa alla parete con un puntino di scotch, solo per guardarla, e cominciamo a farci giocare sopra i bambini. Cosa succede prima di andare a pagare il conto? Cos'è successo dopo che la cameriera ha portato da bere? Cos'è successo prima di mangiare la pizza? Poi, guarda questa scena, la barista prepara
i bicchieri, le bevande, mentre i pizzaioli preparano le pizze. Come le mettiamo queste due immagini? Beh, andranno sovrapposte. E qui abbiamo costruito una linea del tempo in prima di scuola primaria che i bambini avranno esperito e avranno acquisito mentalmente, e quella linea del tempo lì rimarrà la stessa fino all'ultimo giorno di università, perché la linea del tempo ha quella struttura di funzionamento e funziona da questa fino all'ultima che vedranno all'università con questa dinamica. Vuoi dire qualcosa? No, voglio solo aggiungere che naturalmente tutta la storia si basa giusto su questo. Quando voi insegnate storia vi rifate alla linea del tempo, fate i quadri di civiltà, ma sopra c'è la linea del tempo. Farlo in prima vuol dire dare uno strumento precocemente, ma facilmente ai bambini, darlo significa metterlo a loro disposizione e poi loro elaboreranno. E che viene acquisito. Quindi abbiamo costruito la storia, l'abbiamo messa lì, tiriamo sul nostro smartphone ultima generazione, tanto ce l'avete tutti in borsa ormai, è inutile, perché questo qua quando lo proponevo 15 anni fa, ma io non ho la fotocamera digitale, io non ho il registratore, adesso col telefonino facciamo tutto. Alla fine i disegni sono pronti, un colpo a ogni disegno col cellulare, scattiamo una fotografia, semplicemente registriamo le voci dei bambini, dopo guardate con un programma qualsiasi, Movie Maker per Windows, iMovie per Mac, dopo onestamente, se avete un figlio, un marito da sfruttare, uno può anche dire: guarda, sono 20 anni che ti faccio 3 lavatrici alla settimana, non è che mi dai una mano a montare un video, ti viene, non so, qualcosa di brutto. E quindi sfruttateli anche questi figli ogni tanto, questi mariti, va là, che non fa mai male. E alla fine cosa otteniamo? Si ottiene questo, che ha dei vantaggi enormi. Io questi Windows proprio non ci so fare. Ha dei vantaggi enormi. Ecco, scusa, sempre per appunto il fatto che andiamo così. La macchina mette tutte le altre, andano e se dicono la pistola. Questa bambina aveva delle difficoltà. Quando papà arriva, come la famiglia entra in piseria. Non so se vi dice qualcosa. Un cameriere li accoglie e domanda in quanti sono. La mamma risponde: siamo in 5. La cosa bella. Il cameriere chiede se. La cosa bella e potente di questo lavoro, sapete qual è? Che non finisce qui, cioè non finisce la classe prima. Poi quando arriveremo in terza, questo sapete cosa diventa? Ah, diventa? Diventa fonte, diventa traccia del loro passato, diventa traccia del loro passato all'interno della quale noi possiamo trovare una fonte iconografica, una fonte scritta, una fonte orale e per estensione anche una fonte materiale, ciò che vediamo concretamente. Quindi questo lavoro fatto in prima, poi in terza, ci permette di andare ad agire sul concetto di fonte in un secondo. E poi le voci dei bambini non sono mica protette dal garante della privacy, ma sapete che bello per un bambino di 6 anni, una bambina di 6 anni, sentire la propria voce in un video su internet, che anche mio cugino che sta in Calabria, quell'altro che sta in America e quell'altro che sta lassù in Trentino sentirà. Cioè una cosa che per loro è veramente motivante, veramente potente, e la facciamo con poco, la facciamo con pochissimo, è una questione proprio di volontà. L'attività non finisce qui, anche in classe prima. Chi insegna storia insegna anche geografia. Oggi c'è il mio amico Alessandro Bogliolo, con cui a volte lavoriamo insieme, abbiamo fatto già una video lezione insieme nel suo ultimo MOOC 2 sul coding, eccetera. Ma qui il coding lo facevamo già 20 anni fa, nel senso, questo qui è, questa è la rappresentazione della classe, cioè della pizzeria in classe. L'ho creata io, la lavagna interattiva, con i bambini di fronte, che mi dicevano: no maestro, lì ti ricordi c'era il forno, lì abbiamo messo il bar, i tavoli, eccetera. Quando abbiamo fatto tutto questo lavoro assieme, cosa ho fatto? Ho applicato semplicemente una griglia alla nostra pianta, diciamo, della pizzeria, e cosa è successo? Ho dato una fotocopia per ciascuno con questa immagine. Avevamo costruito anche dei pupazzetti di cartone con sopra il volto di ogni bambino e dicevo loro: mettete la porta d'entrata vicino alla pancia, quindi
La mappa era orientata per tutti alla stessa maniera. La prima volta ero io che davo i comandi, vai avanti di uno, a destra di due, avanti di uno, dove arrivi. Loro provavano e ci confrontavamo. Poi ognuno di loro, se conoscete Cody e Robby, il programmatore e il suo robot, loro diventavano il programmatore, cioè chi dà le istruzioni, verificavano il punto, davano le istruzioni alla classe e poi chiedevano a caso: tu dove sei arrivato? Sono arrivato qui, hai fatto bene. Tu dove sei arrivato? Sono arrivato qui, torna indietro e riprova. E c'è molta più competenza in questo rispetto alla geografia per la classe prima che non in moltissime altre attività, come faceva vedere Tiziano, quelle schede da riempire. Schede. Sì, qua io vorrei aggiungere una cosa, anzi due. La prima, il fatto che un bambino che poi fa la quarta può tornare a vedere com'era e che cosa aveva fatto precedentemente della sua di storia. Siamo partiti da reperti archeologici, vi ricordate il passato che torna? Portarselo con sé è davvero importantissimo per loro. E la seconda cosa è il fatto che di fatto loro qui costruiscono una mentalità, non solo conoscenze, una mentalità. Voi pensate solo al fatto che questa può essere vista come geografia, spazio, ma anche storia, ma anche matematica. Ma anche matematica. No? Sì, storia sì. Perché uno racconta se stesso quando c'è stato, matematica perché su cui ci puoi fare conti, insomma, l'idea di superficie è del tutto spazio, evidente. Le forme, gli spazi. Capite? Finché ne vogliamo. Prego. Quindi questa è un'attività, abbiamo visto, per la classe prima, molto molto potente. Qui adesso c'è un click here un po' più ingombrante di quello di prima, che io non ho la... Eccolo. Ah, ma perché bisogna usare il foglio, perché sennò riflette. Allora guardate cosa viene fuori adesso, e voi direte: Vastarella, ti sei veramente bevuto il cervello, cosa c'entra adesso Harry Potter? Siamo anche un po' stanchi verso la fine di questo bel incontro che abbiamo fatto oggi. Perché c'è questa serie di immagini? Beh, io sono un po' un fan di Harry Potter per una serie di motivi. Il primo libro è uscito nel 2001, quando insegnavo in italiano in quell'anno, in una quarta, e lo comprai io e lo lessi proprio ai miei allievi, e questo... Vi ricordo anche l'importanza di leggere ai bambini ogni tanto, è una cosa molto potente. Comunque, oggi parliamo di compiti autentici di realtà, nel senso di cose veramente complesse per tutti quanti. Non è così semplice, è per quello anche prima vi ho detto, abbiamo creato dei modelli affinché voi possiate poi lavorare con questi modelli, sperimentarli e poi decidere come modificarli. Ma in questa puntata, in questo episodio, a un certo punto Harry deve affrontare il drago, non ha la più pallida idea di come fare a vincere questo drago, il professore lo guarda e gli chiede: ma tu cosa sai fare veramente? E lui risponde: beh, so volare. E allora vola. E la stessa cosa che siamo qua a dirvi oggi è che anche voi dovete prendere, no, non la vostra scopa è volare, perché sembra brutto detto a una platea di signore, però dovete puntare su voi stessi, su voi stesse, nel senso che se il compito autentico di realtà che proponiamo per la classe seconda è questo, cioè realizzare una raccolta di schede informative su diversi generi, eccetera, questo è il compito autentico di realtà che proponiamo. Io sono appassionato di musica di un certo tipo, la collega sarà appassionata della volta celeste, l'altra collega sarà appassionata di tutte le erbe officinali che esistono al mondo, un altro sarà appassionato di numismatica. Allora, come ha detto il professor Moody a Harry, fai quello che sai fare, vola. Quando voi volete cominciare a portare dei compiti autentici di realtà in aula, partite magari da quelle che sono le vostre caratteristiche personali. Cos'è che sapete fare veramente bene? Cos'è che vi appassiona? Cos'è che fate con amore? Allora, se io devo proporre alla mia classe di realizzare uno schedario informativo su un argomento di cui non mi interessa nulla, molto probabilmente l'apporto che io potrò dare all'attività sarà debole, sarà scarso, sarà povero proprio. Quando propongo un qualcosa dove so che posso spendere tutte le mie competenze nel lavoro che propongo alla mia classe, è lì che tiriamo fuori il meglio dai bambini, perché loro vedono tirar fuori il meglio da noi stessi e sicuramente si sentono motivati a fare altrettanto. Stiamo parlando della passione e per l'esattezza della compassione, che è passione condivisa. Ora, non c'è chiave migliore per intercettare i propri allievi che condividere con loro le passioni. Ecco perché Sergio vi dice: partite da quello che amate voi. A parte che è sempre così lo stesso, eh?
Raramente capita il contrario, che voi facciate qualcosa che non amate. Se siete costrette a farlo, lo fate, ma non serve granché. Partite da quello che amate voi. Ecco, e per questa attività proposta per l'italiano ci colleghiamo alla stessa attività proposta per la matematica, nel senso il compito autentico di realtà che noi proponiamo per la lingua italiana, ma guardate, può essere affrontato da chi insegna qualsiasi disciplina, nel senso noi abbiamo dato delle categorie, anche perché sappiamo che tutti noi insegnanti abbiamo delle discipline assegnate, allora anche per facilitare un po' l'approccio li abbiamo categorizzati, però diciamo che un compito autentico di realtà, essendo un'attività complessa, autentica, porta con sé tutta una serie di competenze che diciamo appartengono a tutte le discipline in qualche modo, ok? Per cui anche quello che vi diceva Tiziano prima, non possiamo osservare tutto poi con gli strumenti osservativi, facciamo delle scelte, magari il compito che noi le proponiamo per l'italiano nel senso che poi andremo a osservare con quell'occhio più verso il traguardo disciplinare di competenza della lingua italiana. Poi a me quello che interessa è a noi, adesso ho detto a me, mi è sfuggito, giusto? Ma capite che su questo abbiamo discusso a lungo, a noi quello che interessa è davvero la cittadinanza dentro qua. Se l'allievo si sente a casa sua, è protagonista, ha degli spazi di autonomia nel fare queste cose, e questa è una prova diciamo abbastanza complessa che uno può fare alla fine di un percorso, comunque dopo averne fatto un po' di scuola, vedete siamo in una seconda. Certo. Voi avete presente le persone che ci dicevano qualche tempo fa, ma come parlare di competenza per un bambino? Non siamo competenti neanche a 70 anni, io ci sono vicino, quindi capite? È una sciocchezza, possiamo dircelo chiaramente che è una sciocchezza? I bambini hanno una loro competenza. Sono persone piene, dobbiamo smetterla di barare su questa cosa. E quindi quando parliamo delle competenze a questi livelli, ma è ovvio che non sono le nostre. Ma scusate, vi do solo un esempio, brevissimo. Io una volta sono venuto sotto accusa dalla Società Chimica Italiana di cui facevo parte, sono un chimico di formazione, perché sono andato a dire ai miei colleghi che bisognava parlare ai bambini delle molecole. E i miei colleghi mi hanno guardato sgranando gli occhi dicendo ma non è possibile, ma come delle molecole? Allora i bambini li chiamano coriandolini, animaletti, cioè inventano tutte le... ma sanno che la materia è formata da particelle piccole, chiamiamole come vogliamo se non vuoi chiamarle molecole. Perché i miei colleghi erano assolutamente scandalizzati, tanto da aprire un dibattito di quelli robusti? Perché loro avevano l'idea loro di molecola, quella adulta. Non pensavano che i bambini hanno le loro intuizioni, si inventano il mondo tutti i sacrosanti giorni e i modelli li inventano in continuazione. Capite? Allora quando noi diciamo cittadini, parliamo di bambini che sono messi nel loro contesto di vita, non in altri contesti. E pian piano li accompagniamo a crescere, a diventare adulti. Ma sono loro che diventano adulti, Questa cosa bisogna ricordarsela sempre, non saremo mai noi al loro posto. Ecco perché... E chiudo, scusami. No, ma tranquillo. Ecco perché invece di fare come io ho fatto per tanti anni nella mia carriera, togliere le difficoltà di mezzo che così facilitavo la vita dei miei studenti, a un certo punto radicale della mia carriera ho detto mai più. Lasciamoli gli ostacoli, abituiamoli semmai a superarli, perché sennò quando qualcuno glieli metterà sulla strada inciamperanno solo e si faranno solo male. Con l'idea di fare bene noi facevamo non l'interesse dei nostri bambini, ma il contrario. Ecco. E allora parliamo di ambiente. Certo. Questo in particolare è il lato matematico dello schedario di lingua italiana. Nel senso, abbiamo fatto queste schede informative, beh, le metteremo da qualche parte se non vogliamo perderle. Allora qui potrebbe essere anche una bella attività da fare in più insegnanti, se non siete insegnante unico. Oppure se siete insegnante unico, per affrontare con un argomento unico due quasi compiti autentici di realtà molto vicini. Adesso vorrei spendere un attimo su questo, il prototipo su cui ho lavorato qualche mese, devo dire la verità, non è banale, nel senso che questa qui è una scatoletta, se la fate sulla dimensione di stampa che avete, vi viene fuori una scatolina piccola così. Io l'ho fatta fare, ho una seconda primaria e insegno matematica, l'ho fatta fare ai miei bambini questa attività. Prima di iniziare a tagliare e piegare la carta, l'abbiamo osservata e l'abbiamo osservata a lungo, perché se io adesso chiedo a voi, guardate com'è il fondo della scatola,
E com'è A rispetto al fondo della scatola? E com'è A2 rispetto a A? Dopo vediamo da che parte si piegano, eccetera. Però proprio guardiamo le forme, possiamo anche nominarle. Vedo dei rettangoli, vedo dei quadrati. Ma quando quei bambini hanno iniziato a ragionare, loro poi piegavano il foglio e mi dicevano: maestro, ma A è la metà del fondo della scatola? In seconda io non ne ho ancora fatte frazioni, giuro. Però per loro questi termini sono termini comuni della lingua comune. Poi quando hanno capito che A2 era metà di A, uno si è alzato proprio così con la mano così: maestro, maestro, ma A2 è un quarto del fondo della scatola? Thomas, gli ho detto, guarda, meno male che ci sei tu, che potrei già mandarti in quinta tranquillamente. Però capite anche la bellezza di scoprire queste cose in un'attività che noi proponiamo in aula. Abbiamo fatto la scatola, abbiamo fatto il suo coperchio, naturalmente anche lì hanno un po' manipolato gli oggetti i bambini, hanno detto: ma guarda che diversa, ah sì, forse perché la scatola deve venire più alta, il coperchio più basso. E uno mi ha detto: ma come mai il fondo del coperchio è più grande del fondo della scatola? Pensaci, è vero, perché anche la scatola di scarpe, il coperchio è più grande perché sennò non si infila sopra la scatola. E quindi abbiamo fatto questa prima scatolina di carta. La settimana dopo, non pago, sono arrivato in aula con una fotocopia a testa solo del fondo della scatola. Questo la settimana, non questa, quella prima. Ho dato a loro, maestro, ci fai fare un'altra scatola? Ho detto, ho una sorpresa, non preoccupatevi. Allora hanno fatto la scatola, proprio più grande di quella della volta precedente, e adesso uno mi fa: ma non ci dai anche il coperchio? Sì, sì. Allora ho preso i fogli di carta centimetrata e ne ho dato uno per ciascuno. E ho detto: adesso, con quello che avete imparato l'altra volta, come fate a progettare il coperchio di questa scatola più grande? Allora hanno iniziato a misurare coi righelli. Non ho spiegato la virgola in seconda. Ho detto che quando misuro centimetri, e quelli più piccoli che si chiamano millimetri, basta dire 7 centimetri e 3 millimetri, 4 centimetri e 2 millimetri. Insomma, cominciano a misurare queste linee, questi lati, eccetera. E ho detto: ma questo come lo facciamo allora, il coperchio? Maestro, ma qui è 4,3 centimetri. Ho detto: e allora quanti quadretti verrà fuori sulla carta centimetrata? Ma maestro, 5 quadretti, perché se deve essere più grande per chiudere, proprio ti smontano. Stessa cosa altro lato. Insomma, poi ci siamo andati avanti. Vedete, questi sono i progetti fatti dai bambini, vedete, lì c'è lo stampo della scatola, questi sono i progetti che hanno fatto loro, ma li hanno fatti proprio mettendosi lì in due, discutendo, questo lo facciamo così, questo lo facciamo così, questo lo proviamo, c'è chi sbagliava, poi andava al posto, riprovava, per carità, sbagliare fa benissimo. E vedete, alla fine abbiamo fatto le nuove scatole più grandi delle prime con i coperchi, e alla fine sotto mi hanno scritto conferenza Vastarella, perché poi gli ho fatto le foto, ho detto: queste poi le faccio vedere adesso che vado in giro per l'Italia a presentare i nostri lavori. E allora sotto mi hanno scritto conferenza Vastarella, sono micidiali. Comunque, vedete, questa attività parte dall'italiano, finisce nella matematica. Posso farla solo per la lingua italiana o solo per la matematica, o posso proporla in modo da abbracciare entrambe, scelta nostra. Però sono possibilità, modelli che vi diamo a disposizione, su cui potete sentire di liberi di lavorare come meglio credete. Questo l'hai scritto tu, a dire no, la ma verità. Io questa cosa ve la liquido in poco, perché il tempo è tiranno, e quindi niente, sfidiamo i nostri alunni a organizzare una lezione sul tema della trasformazione della materia in energia riferita ai passaggi di stato. Finito. La lezione potrà essere accompagnata da cartone animato, quindi se uno ha voglia poi si fa i disegni e li mette in fila, o lo fa cartaceo, voi avete presente con la pinzatrice, oppure li fa utilizzando le tecnologie di cui Sergio vi ha parlato prima. Ma insomma, quello che conta anche in questo caso è il fatto che loro siano i protagonisti, che loro costruiscano la vicenda. Andiamo oltre, perché il tempo ci sta, certo, soffocando. Siamo comunque a un buon punto. Allora, questo è molto bello. Prima anche Tiziano ha citato Gianni Rodari più di una volta. Io devo dire proprio la verità: quando io ho fatto la mia scuola elementare, la mia maestra Laura
ci ha tirati su proprio a Pane e Gianni Rodari. E guardate che se oggi scrivo con così tanta facilità, perché anche quest'anno ormai ho perso il conto delle cose che ho scritto, però questa abitudine acquisita da piccolo di mettere in musica le parole in qualche modo, cioè di trovare strategie per cui le parole dopo sul foglio siano in grado di correre una dietro l'altra come un filo d'olio, guardate che è bellissima, e penso proprio di averlo imparato a fare alle elementari, non quando ero più grande. E infatti quando poi Stefania, che fa finta di essere ancora con noi, perché lei, voi la vedete, questa persona che all'inizio è venuta qua, ha presentato, eccetera, tutta carina, eh? Quando ci lavori insieme, bisogna lavorare, e quando ti serve, ieri, per ieri è già tardi. Allora, no, non è vero, sei stata carinissima, se non c'eri tu, ora ti ringrazio di cuore, perché ci hai portato fino in fondo a questa avventura straordinaria. Qui ho scritto questa filastrocca, vedete, l'ho dedicata in qualche modo a Gianni Rodari. L'idea qual è di questo compito autentico di realtà? È di proporre ai nostri allievi di costruire un manifesto per un evento che ci sarà a scuola, una mostra, un momento di fine anno, tanto ne facciamo parecchie di cose così. Perché non costruiamo qualche manifesto che deve essere scritto in rima, con delle immagini, con dei disegni, dove la competenza chiave di cittadinanza comunicare venga manifestata non solo attraverso la lingua scritta, ma anche attraverso il disegno, l'immagine, l'articolazione dello spazio, l'immagine qua, il disegno qua, il testo in mezzo. Le parole in rima aiutano poi ai bambini, si dice, perché non costruiamo un manifesto che sia capace di attirare le persone a scuola per questa attività? Questo è un esempio un po' semplice, però l'idea è quella di farlo vedere loro, modellarlo, lavorarci sopra, ragionarci, tornarci 100 volte. Vedete, poi siamo arrivati anche a questo. Questo qui è sulla castagnata, perché chiaramente vengo dal Trentino, da bambino, quando andavo alle elementari, una delle più bei ricordi che ho in assoluto è quella della castagnata autunnale, e quindi anche qui con gioia invitiamo nel nostro piazzale il paese a venire alla festa autunnale, e come ogni anno in questa stagione protagonista sarà il frutto marrone. Vedete, ci vuole poco. Poi non serve che le parole che rimano siano al capoverso, ci sono anche necessità editoriali. Bambini, dobbiamo fare un manifesto così, allora occupiamo questo spazio col testo, ma se le parole suonano per loro natura, non è necessario arrivare a un capoverso per far capire che stiamo scrivendo una poesia in rima, una filastrocca, eccetera. Capite? Se io ve la leggo, sentite la musica che esce da queste parole. I nostri bambini faranno tanta esperienza con Gianni Rodari, con autori contemporanei, ce ne sono tantissimi. L'importante è poi proporgli modelli, altri ne avremo già visti, e poi far vedere, chiedere a loro di dimostrare, adesso prova tu e fammi vedere come riesci a dare musicalità alle parole. L'ultimo che vi propongo è questo, no, forse sì, è l'ultimo. Allora, l'ultimo che vi proponiamo è questo, nel senso che poi lì la situazione era un po' fantastica, ma anche se non avessimo raccolto fondi per la scuola, comunque possiamo proporre ai nostri allievi e dire: come vi immaginate la vostra aula d'arte dei sogni? Allora, cosa facciamo? Beh, intanto andiamo su internet o prendiamo dei cataloghi, facciamo delle ricerche, che prodotti realizzano oggi innovativi che possono entrare nella nostra aula d'arte, questo, che materiali possiamo acquistare, come disponiamo i banchi che ci sono vanno bene o possiamo fare una scelta diversa, e alla fine potremo anche dire, ok, ogni gruppo deve progettare la propria aula d'arte dei sogni e poi realizzarla sotto forma di plastico, e poi sarete sempre voi a giudicare le varie proposte dei gruppi per capire chi tra voi è riuscito a formulare una proposta veramente originale e veramente efficace. E questo è quello che noi chiamiamo un compito di realtà, che non si materializza poi nel mondo reale, dove poi realmente andiamo a acquistare i sussidi per l'aula d'arte, però appartiene alla realtà dei bambini. L'aula d'arte c'è nella scuola, e se non c'è, loro se la possono immaginare e possono costruire un plastico per rappresentarla in 3 dimensioni a noi adulti. Quindi largo alla fantasia, e su questo direi anche perché che... se no vi prendiamo per
per svenimento. Vabbè, insomma, dopo una settimana, una giornata a scuola, io capisco che già venire qua siete stati degli eroi. Grazie mille per l'attenzione. E vi faccio un grande applauso. Grazie a tutti. A voi. E così, insomma, avete capito che siamo due persone diverse, evidentemente, però probabilmente questa è stata proprio la ricchezza che siamo riusciti a mettere in questo libro, perché a forza di dai siamo riusciti a mettere d'accordo due teste sopraffine come le nostre, e speriamo, speriamo tutti quanti di cuore che questo strumento sia uno strumento che veramente possa esservi d'aiuto in quello che facciamo tutti i giorni a scuola con grande capacità. Arrivederci. Sapienza. Arrivederci. Arrivederci.